possiamo lasciarti. Funziona? Andare. Sì, funziona tutto. Benissimo. Bene, allora lasciamo la parola a lui. Dottor Conti, come? È finita la presentazione. No. Allora, qualche uno l'avrà già conosciuto, perché abbiamo fatto due conferenze con lui su Paracelso. Però poi io gli ho sempre rotto le scatole dicendogli: Paracelso parla di questi prodotti spagirici, però io non ne capisco niente. Cosa sono sta roba qua? E allora stasera ci aspettiamo che ci racconti un pochettino, ci illumini su cos'è questo rimedio spagirico, che è una cosa che a me affascina tantissimo. Per cui, poi sapendo che lui continua a dirmi che vuole entrare nelle botti sotto per vedere cosa c'è dentro nelle botti rimaste dal vino, questo mi affascina, sì, mi stuzzica ancora di più. Poi, andando a cercare per la locandina, abbiamo tirato fuori un'immagine che rende tutta questa cosa un po' alchimica, un po' strana, per cui di fatto c'è l'alchimia dentro queste cose qua. E quindi ecco perché stasera ci facciamo illuminare da lui di come usare e come su cosa sono queste cose. Cos'è la, perché io quando non saprei dire cos'è la spagirina. Siamo qui per cercare di dire qualche parola. Sì, sì. E stasera cominceremo proprio, così vi faccio una breve sintesi della serata. Non c'è niente di meglio, credo, che per capire che cosa sia un rimedio spagirico, se non vedere letteralmente quali sono i processi attraverso i quali si ottiene un rimedio e quali sono i criteri in base ai quali si compiono delle operazioni. Parte seconda della presentazione, questa sera abbiamo effettivamente un po' di cose da vedere, è almeno come criteri, perché è ovvio che imparare a usare i rimedi spagirici con una preparazione adeguata, ma almeno i criteri in base ai quali si sceglie un rimedio spagirico anziché un altro. E quindi, come direi, serata, no? Sì. Divulgativa sull'argomento. Sì, credo che mi accomodo, prego. Prego. Bene, innanzitutto comunque benvenuti e ringrazio ovviamente dell'ospitalità sempre squisita del centro. E appunto il titolo stesso ci introduce all'argomento Alchimia del regno vegetale, rimedio spagirico. Alchimia spagirina. La spagirina in realtà, al di là della sua radice etimologica che di cui brevemente accenneremo durante la presentazione, attiene a tutto ciò che nell'ambito più ampio e più vasto dell'alchimia riguarda la produzione e la realizzazione di rimedi per la salute della persona. Fino ai tempi di Paracelso si parlava di medicina alchimica. Dopo Paracelso si parla di spagiria, proprio perché Paracelso stesso conia questo nome per restringere gli ambiti molto ampi dell'alchimia a tutto ciò che in modo alchimico è possibile ottenere dalla natura per la cura della persona. Per questo parlare di rimedio spagirico o di rimedio alchimico, sempre che si tratti di un rimedio per la cura della persona, è dire esattamente la stessa cosa. Quindi i criteri che vedremo questa sera, che vedremo ben presto, sono di natura alchimica. Stasera parliamo di alchimia, che diventa spagiria nel momento in cui utilizzo quella metodologia alchimica per avere dei rimedi utili al sostegno e al ripristino della salute nella persona. È abbastanza chiaro come concetto? Bene, allora vediamo quali sono questi criteri. A chi andiamo a disturbare? Il nostro Paracelso, anche perché io sono qui a dirvi cose che non sono, in tutta modestia, frutto della mia mente illuminata, mi spiego, ma semplicemente quello che la tradizione ha tramandato, e nell'ambito della tradizione alchimica, Paracelso, riguardo alla spagiria, quindi ai rimedi utilizzabili
in chiave terapeutica è senz'altro un maestro indiscusso. E quindi dico anche questo per coprirmi da eventuali. Io ovvio pratico questo tipo di ambiti sia in laboratorio che nella mia pratica professionale, quindi certamente mi sposo, ma non sono certo frutto della mia mente, quanto invece il mio merito è quello di aver ricevuto questi messaggi e di averli verificati a mio suo frutto, tutto qua. Cosa dice Paracelso? Studia il libro della natura. L'alchimia in realtà non è altro che lo studio della natura, da un punto di vista, come vedrete, molto particolare, che certo ha poco a che fare con il modo con cui noi oggi guardiamo la natura. Che cosa dice Paracelso? Infatti ho messo la mano di un bambino su un tronco proprio per sottolineare quanto Paracelso direbbe infantile il nostro modo di guardare al mondo. Cosa dice? Se prendi un qualsiasi corpo tra le tue mani, tu hai invisibilmente tre sostanze sotto una sola forma o specie. Cioè quello che ti appare con un occhio non sufficientemente raffinato è che tutto ciò con cui hai a che fare è un corpo, basta. Un corpo omogeneo, uniforme, come nel caso di un pezzo di una qualsiasi pianta, come di una sedia, come quello, tutto quello che è voi stessi, noi siamo un corpo. Ma sotto questo corpo che cosa si nasconde? Perché questo che va scoperto, se vogliamo comprendere di che cosa sono fatti, di cosa siamo fatti noi, di cosa sono fatte tutte le cose che abbiamo intorno, al fine di trarre dalle cose che ci sono intorno ciò che serve a noi stessi. Così, se tu tieni del legno tra le tue mani, allora, secondo la testimonianza dei tuoi occhi, non vedi che è un solo corpo, una cosa omogenea. Ma sapere questo non ti è di alcuna utilità, dato che il contadino, con tutto il rispetto per i contadini, che sanno quello che gli serve per fare i contadini, sa e vede altrettanto, quindi non vai oltre. Diciamo che non vedi altro che l'illusione, cioè quello che sembra, ma non quello che è. Tu devi comprendere più profondamente di lui, fino a sapere che tra le tue mani tieni del sale, del solfo e del mercurio. Se percepisci queste tre cose distintamente l'una dall'altra, per l'aspetto, il tatto e il contatto, allora hai finalmente acquisito gli occhi tramite cui, i tramite i quali deve vedere il medico. E quindi occorre una vista diversa, un modo diverso di guardare alle cose. E a riguardo Paracelso, che cosa ci dice? Di queste tre sostanze che ci dobbiamo occupare, poiché queste tre sostanze esistono qui sotto una sola forma, in apparenza, alla quale donano e propiziano ogni salute. Quindi è nella conoscenza di ciò che costituisce tutto ciò che ci circonda e che costituisce anche noi, che possiamo trarre rimedi e insegnamenti per la salute nostra e in senso più ampio, perché l'alchimia e la spagiria sono anche ecologia, nel rapporto tra noi e il mondo. Ha parlato di queste tre sostanze, le ha chiamate per nome e cognome. Ha parlato di mercurio, di solfo e di sale. Non mi stupisco affatto che non riusciate a vedere rapporti con cose di una certa concretezza. Beh, sappiate che poi fra poco le vediamo letteralmente e quindi non vi mancherà modo di vivere un'esperienza visiva, visto che non possiamo certamente compiere le operazioni che vedremo nelle slide in questa sede in tempi così ristretti, ma in ogni caso vi sarà data dimostrazione di questi ambiti. Il nostro Paracelso ci invita, come lui dice, a fare l'anatomia delle cose. E come si fa a fare l'anatomia delle cose per chiave alchimica? Le si sottopongono alla prova del fuoco. Il fuoco divide i costituenti delle cose, più che trasformarle. Separa tra di loro ogni componente che, insieme alle altre, costituisce quell'unità illusoria che vediamo sotto i nostri occhi, e ci invita proprio a farlo. Credo che ognuno di voi avrà ammirato la bellezza di un camino acceso e del fuoco che brucia.
vi sarà venuto qualche pensiero poetico, vi sarete presi oppure ipnotizzati addirittura da queste lingue di fuoco, che sempre fuoco è ma sempre diverso. Paracelso dice: bravo, avete già fatto una buona cosa, ma non l'avete, non l'ho guardata con occhio attento, perché in realtà, a prescindere da quanta legna brucerete, si verificheranno tre processi che sono tutti da studiare. E guardate, non vi stupite che stasera diremo delle cose banalissime, perché credo che ognuno di voi avrà constatato che, sottoponendo alla prova del fuoco un pezzo di legna, che cosa succede? Che si libera una componente sottile, il fumo, che ciò che dà origine alla fiamma è una parte media del processo, il quale processo poi terminerà con la risoluzione in cenere, cioè con una sostanza fissa che rimane alla fine di tutto questo processo. Queste sono le tre cose di cui ci ha parlato Paracelso: il fisso, il sale, il medio, il solfo, il mercurio, la parte più sottile. Questa tripartizione poi la ritroviamo da molte altre parti, no? Perché di che cosa è costituito l'uomo? Da una componente fisica, sicuramente, perché il nostro corpo ha una sua materialità, ma la nostra costituzione va ben oltre questa dimensione. Siamo dotati di stati emotivi e siamo dotati di ambiti che attengono al nostro piano mentale, cosiddetto. E sono ambiti tra loro distinti, da cui la, come dire, lungamente dichiarata esistenza nell'uomo, e non solo nell'uomo in alchimia, di un corpo, di un'anima e di uno spirito. In alchimia si sostiene, in spagiria tanto più, che qualsiasi cosa ci circondi è dotata di un corpo, di un'anima e di uno spirito. E le slide che vedremo quando faremo insieme operazioni di laboratorio ve lo dimostreranno. Ma lo sappiamo già, poi devo dire queste cose in una antica sede in cui veniva prodotto dall'uva una sostanza molto spiritosa, che è il vino, e da quel vino sono sicuro, e magari anche di soppiatto, si estraeva una sostanza ancora più spiritosa che va sotto il nome di grappa. Questo per dirvi subito come le cose di cui stiamo parlando sono molto pratiche. Filosoficamente, come dire, ci possiamo fare una serata su ognuno di questi concetti e forse anche più di una, ma ogni ambito che viene trattato in senso filosofico dall'alchimia, dalla spagiria, ha sempre un'attinenza pratica e operativa. Quindi queste tre presenze. E sono proprio le tre presenze, dice Paracelso, che noi dobbiamo studiare nella cosa con cui abbiamo a che fare, al fine di poter trarne dei rimedi utili per la nostra salute. Molte, non chiedo certo che voi le conosciate, ma sapete dell'esistenza di molte piante chiamate officinali, no? Perché? Perché per tradizione, spesso antichissima, si sono risultate essere utili per la nostra salute. Beh, possiamo assumerle per esempio sotto forma molto comune di tisana. Che cosa abbiamo in una tisana? Il sale, il solfo e il mercurio della pianta che usiamo? No, abbiamo quello che può estrarre un po' di acqua calda o bollente, se volete addirittura, ma ben poca cosa. Tant'è che una volta un tè, per fare un esempio banale, voi una volta che sorbite un tè assumete il suo sale, il suo corpo? No, il corpo rimane fitto. Assumete il suo spirito? Come avete fatto? Dovete tirarglielo fuori se c'è l'altro spirito, e l'acqua bollente non lo tira fuori. Al massimo tirate fuori un po' della sua anima, che è il colore che lascia e anche la fragranza gradevole a chi piace, che emana dal tè. Queste sono estrazioni molto parziali, non ritrovate tutto il tè nella vostra bevanda, tutto quello che c'è nel tè. Qui si tratta invece, rispettando quello che ha detto Paracelso, di riuscire ad avere una sostanza
che contenga, se si trattasse del tè, e si può fare, tanto il suo sale, quindi tanto il suo corpo, tanto la sua anima tutta, tanto il suo spirito. E ognuno di questi passaggi richiederà una lavorazione. E poi vedremo. Ma guardiamo più da vicino. Che cosa rappresentano queste componenti? Il sale filosofico è un simbolo che già ci dà un'idea. Il cerchio rappresenta l'individuo, una stanghetta, anzi il diametro orizzontale, che è orizzontale in ragione del suo parallelismo alla Terra, perché orizzonte ha senso solo se si prende la Terra a riferimento, se non ci sarebbe nessun orizzonte. Quindi ci dà già un'informazione, ci dice tutto ciò che è relativo alla Terra e che fa parte di un individuo, e infatti ha a che fare con la Terra, proprio anche come elemento, con il corpo di ogni cosa, così come il corpo del tè è esattamente quello che rimane nel vostro filtro. Se lo vogliamo rapportare alla nostra costituzione e anche alla costituzione delle piante, butto un sasso nello stagno, magari una prossima idea per una conferenza è sapere cosa siano le piante. Grazie. Perché qualcuno potrebbe stupirsi. Che le piante siano dotate comunque di percezione, direi che questo lo sappiamo. Forse non così bene, ma lo sappiamo. Anche noi siamo dotati di percezione, anche noi siamo dotati di un corpo. Se nel rimedio che io ottengo ho il corpo della pianta che è sottoposta alla lavorazione, vorrà dire che il corpo di quella pianta riuscirà a nutrire il mio corpo. E quindi, dal punto di vista fisico, avrò tutto ciò che mi necessita sempre che io abbia bisogno dell'uso di quella pianta, ma qui entriamo nella scelta del terapeuta. E tutto ciò che è relativo al peso, alla massa e alla materia che costituisce ogni cosa. E quindi è una componente ineliminabile di tutto ciò che ci sta intorno e di noi stessi. Se lo vogliamo poi rapportare ai nostri ambiti, diciamo, spirituali, senz'altro è legato agli ambiti del nostro istinto, che sono proprio quelli che ci consentono, no, di vivere su questo pianeta. Criminogeni? No, necessari per vivere su questo pianeta, così come è necessario il nostro corpo per esistere su questo pianeta. Si potrà dire che chi rimane e indulge eccessivamente su questi ambiti, come dire, somiglia a una bestiolina, è vero, ma non si può dire che questi ambiti non siano indispensabili alla nostra vita. E quindi ha a che fare con la nostra natura, che si potrebbe dire egoica, no? Quella che si basa sull'avere. C'è chi, come dire, non si sposta da questo, e francamente, come se fosse preso dai suoi istinti, somiglia a una bestiolina, ma è anche vero che senza amare nulla non porteremo rispetto al nostro sale. Mangiare quanto serve, quanto basta, bere altrettanto, senza mangiare, senza bere, il nostro sale, il nostro corpo non potrebbe sostentarsi, e noi a maggior ragione. Questo per mostrarvi subito come questi tre ambiti non sono di maggiore o minore dignità. Sono tutti e tre indispensabili, occorre rispettarli tutti, tanto nell'estrazione delle virtù di una pianta, quanto nel rispetto della nostra stessa natura. E quindi dovremmo riuscire ad estrarre il sale da ciò che lavoreremo. Poi abbiamo il solfo filosofico, colui che porta il fuoco, perché questo è il simbolo del fuoco. Beh, qui se la terra era del sale, qui troviamo due elementi diversi, l'acqua, nel nostro ambito, proprio gli ambiti legati all'emotività, per quanto riguarda l'altra parte, gli ambiti di aria, cioè relativi al sentimento e al pensiero. Quando, se succederà, parleremo di piante, signori, scientificamente, non in modo spagirico, perché quella, se ci sarà, sarà una conferenza assolutamente validata dalla scienza, sappiate che le piante sono sensibili, sono dotate di emotività, hanno dei sentimenti e pensano. Non hanno un cervello fatto come il nostro, certamente, ma hanno luoghi in cui si sviluppa un'intensa attività di organizzazione di pensiero. Hanno a che fare con il corrispettivo dell'anima, ambito molto molto problematico
per tutte le cose che esistono e tanto più per noi, perché vedete qui si scontrano o rischiano di scontrarsi due presenze che devono essere inevitabilmente necessarie: da un lato il concetto di identità, dall'altro quello di cambiamento. Potremmo dire che sia il sale, che è fisso per sua natura, sia lo spirito, come vedremo, che è fisso pure quello, e l'anima è proprio l'ambito che invece si muove e che rende ogni individuo una persona. L'identità, pensate a quando tornate a casa, oppure immaginatevelo adesso, il vostro album di famiglia. Se lo sfogliate all'inizio, quel bambinetto, una volta lo si ricreava mezzo nudo, no, col sederino fuori, nato da poco, eravate voi. Poi continuate a sfogliare le pagine e vedete che siete sempre voi, ma che voi siete costantemente cambiati, anche adesso, in questo momento, più che essere stiamo cambiando. Ciononostante abbiamo bisogno di un'identità. E capite bene come questa, come dire, situazione rischia di diventare conflittuale, tant'è vero che molte persone, da che mondo è mondo, hanno seri problemi di identità, nel non sapersi definire o dell'essere assillati o dal dover costantemente dimostrare chi sono. Assumere una prospettiva che veda la propria esistenza in un costante cambiamento, capite bene che è fortemente liberatorio, no? Perché più che essere qualcosa, semmai stai diventando qualcosa. E questo è già, come dire, una potente leva dal punto di vista terapeutico, non ancora per l'uso dei rimedi, ma come, come dire, invocazione a un processo di guarigione. Poi abbiamo il nostro mercurio filosofico, il sottile. Il sale è il fisso, il solfo è il medio e lo mercurio filosofico è il sottile invece. E qui siamo negli ambiti più elevati, dove il pensiero si fa riflessione, matura in coscienza e dove la comprensione sostiene la volontà. Se riuscissimo ad estrarre da una pianta, e badate bene, diciamo una pianta oggi perché è l'unica estrazione consentita, ma ai tempi si estraevano questi tre principi da qualsiasi regno della natura, dal regno minerale, da quello dei metalli, dalle piante, da parte di animali e perfino da parte di uomo. Quindi si lavorava letteralmente tutto. Sappiate, e lo si, come dire, lo si può dimostrare in laboratorio, che una stessa pietra ha un sale, un solfo e un mercurio. E quindi altro che se gli animali hanno un'anima, un tempo di sincero perfino delle donne. C'è stata una grossa discussione in ambito cattolico per stabilire se fossero dotati di anima o meno. Capite bene come sono lontani questi discorsi da ambiti di questo tipo, e infatti, come da sempre, gli alchimisti sono stati molto malvisti da atteggiamenti così ignoranti, si potrebbe dire, anche ai tempi. Il nostro mercurio filosofico quindi ha a che fare proprio con gli ambiti più elevati o più sottili di ogni cosa che si consideri. Tutte le cose esistono e noi esistiamo proprio perché finché siamo in vita questi tre principi sono integrati l'uno nell'altro. Nel momento in cui veniamo bene noi stessi, come dire, queste componenti si disgregano, e come abbiamo visto né più né meno per il legno che è stato combusto poco fa. Bene, a questo punto quindi di questo dobbiamo parlare, del sale, del solfo e del mercurio. Come facciamo ad ottenere i corrispettivi nostri costituenti in una pianta, traendoli da una pianta? E per chi vorrà rifletterci, guardate bene che questi procedimenti sono gli stessi che noi potremmo compiere su noi stessi, affinché il nostro spirito venga nutrito, la nostra anima venga nutrita e il nostro corpo venga nutrito. Come si dice in stagiria e in alchimia, ogni volta che l'operatore entra in laboratorio, tutto ciò che fa la materia esterna a lui lo compie al suo interno, proprio come un momento di crescita personale, di consapevolezza di sé e di ciò che è intorno. Paracelso si dice:
come il cielo, con tutto il suo firmamento, la sua costellazione, gli attributi, esiste secondo e per sé medesimo, così anche l'uomo sarà potentemente costellato di astri nella sua interiorità e per lui medesimo. E conclude distendendo: lo stesso universo lo dovete riconoscere nell'uomo, con una doppia valenza: tutto ciò che è esterno a noi è rappresentato al nostro interno, e quindi da tutto ciò che è esterno a noi possiamo trarre ciò che serve al nostro sostentamento. Questo in termini banali diventa un discorso di sostentamento alimentare, ma siccome non di solo corpo è fatto l'uomo e non di solo pane si nutre, capite bene che tanto il solfo quanto il mercurio invece occorrerà riuscire ad estrarlo affinché ci si possa nutrire da tutti i punti di vista, su tutti i piani. Perché ci interessa questo discorso? Perché se è vero, come abbiamo detto, che sale, solfo e mercurio esistono in ogni ambito che ci circonde, ognuno di noi potrebbe avere bisogno di una pianta, ovviamente più che di tutte, di una o più piante, non di tutte le piante. Sale, solfo e mercurio esiste in ogni pianta, ma come faccio a distinguere una pianta dall'altra e come faccio a distinguere una parte dall'altra di me stesso? L'uomo e tutto ciò che ci circonda, da che cosa è costituito? Beh, è costituito innanzitutto da quello che in spasilia si chiama sole e luna filosofica, una componente maschile e una componente femminile. Guardate bene, né più né meno di tutto ciò che abbiamo intorno. Ogni corpo è descritto e contenuto in due polarità. Ognuno di noi, come tutto ciò che ci circonda, è costituito da un sale, da un solfo e da un mercurio, da una parte fissa, da una parte media e da una parte sottile. In ognuno di noi e in tutto ciò che ci circonda vi è una componente terra, una componente aria, acqua, una componente aria e una componente fuoco. E in che modo tutta questa complessità si esprime? In spagiria, in alchimia, si dice attraverso l'attività di sette forze o funzioni che vengono chiamati geni planetari, tant'è che Paracelso ci parlava che l'universo esiste dentro di noi e quindi al nostro interno esiste la rappresentazione, su piani diversi, delle stesse presenze celesti. Tant'è che lo studio dell'uomo diventa lo studio del cielo interiore della persona. E Paracelso sottolinea: non perdete tempo a guardare dove è Marte, il cielo, Saturno, per sapere se ce l'avete contro o a favore. Considerate qual è lo stato di Saturno, Marte, Giove, Venere e quant'altro al vostro interno. Dal che ne viene che per ognuno di queste forze e funzioni vengono date definizioni specifiche e vengono date sotto il governo di determinate funzioni o forze, apparati, funzioni fisiologiche del nostro corpo, non meno che stati d'animo e aspetti del nostro ambito spirituale, cosa che anche questo, andando avanti con l'esposizione, facendo un esempio, non ci faremo mancare. Quindi dovrò riconoscere in me e nell'uomo tutte queste componenti e andare a cercare queste componenti nel mondo naturale ed essere in grado di estrarle. Se conosciamo l'anatomia dell'uomo interiore, possiamo vedere la natura delle sue malattie al pari dei rimedi, infatti, dice Paracelso. Come vedete è molto sintetico e mi sembra anche molto chiaro. Della natura dell'uomo abbiamo accennato, e mi scuserete se molti di questi discorsi vi accenno, perché se no sarebbe ben più di una lezione di spagiria, ma quanto basta almeno per sapere dove andiamo a parare. Conoscere la natura dell'uomo è quella che abbiamo visto, questo significa anche riuscire a imputare a delle carenze le malattie di cui soffre e quindi, con corrispondenza con ciò che è al nostro interno, andare a cercare nella natura le piante da cui trarre i rimedi che servono, i rimedi spagirici. Nel mondo vi è un ordine naturale di farmacie, poiché tutti i prati e i pascoli, tutte le montagne e le colline sono farmacie, dice Paracelso. Oh,
se preferite, più che farmacie in cui trovi già il rimedio, fonti attraverso i quali tu puoi trarre dei rimedi. Coerentemente con quanto abbiamo detto, qualsiasi pianta andremo a lavorare, e diversamente da questi rimedi che si ottengono, non sono specifici. Affinché lo siano, occorre che della pianta io ne sappia estrarre il corpo, ne sappia estrarre l'animo, ne sappia estrarre lo spirito, se no non rispetto né l'anatomia della pianta né l'anatomia dell'uomo. Questa è l'anatomia, che non è altro che quella che prima vi ho enunciato rapidamente e che alla fine comunque viene descritta proprio dalla presenza o meno dei cosiddetti geni planetari di cui riparleremo. Bene, di che cosa stiamo parlando? Stiamo entrando proprio, o abbiamo cominciato a parlare, di quella che un tempo veniva chiamata signatura rerum, cioè la segnatura di ogni cosa. Grazie alla conoscenza delle componenti che abbiamo visto, seppure rapidamente, si è in grado, in spagiria, di descrivere qualsiasi ambito della realtà. Vale a dire che ogni cosa, da queste segnature, ne viene evidenziata la qualità che è lì contenuta, le virtù che le cose o le piante hanno, la natura della pianta che si considera, il senso che ha, l'essenza della pianta, l'intenzionalità vitale che ha e quindi in definitiva la volontà che rappresenta. La segnatura delle cose è descrivibile quindi attraverso una diversità di genere, solo una filosofico, quindi attraverso una visione che divide in due, quindi dualistica, per attinenza relativa al sale, al solfo, al mercurio, relativamente all'ambito dei quattro elementi, per le modalità con cui si presenta, per la funzione che svolge e per la disposizione che sceglie di avere, cioè per gli ambiti che va ad investire. Questo è un tipo di analisi che è conducibile tanto su di noi quanto su ogni pianta. Parlando più facilmente della pianta, questa pianta rafforza la componente maschile o femminile della persona. Non so se vi è chiaro quali siano le vostre competenze femminili o maschili, al di là che siate maschi o femmine. È maschile tutto ciò che muove da dentro verso fuori e che quindi tende a esprimersi. È femminile tutto ciò che tende a contenere e quindi a portare da fuori verso di sé. Lo stesso respiro ne è una testimonianza. Noi viviamo grazie all'alternanza e alla relazione che ci si augura felice tra queste due nostre diverse nature. Attraverso la triplicità, questa comunione vitale si esprime tanto nel sale, tanto nel solfo, tanto nel mercurio della persona. Questi tre principi, che vengono chiamati filosofici perché attengono a qualsiasi cosa, rendono possibile l'esistenza del fuoco, dell'aria, dell'acqua e della terra. E tutto questo insieme di possibilità, come poi finalmente diventa operativa? Attraverso l'attività di sette forze, qualificate da ogni punto di vista. Per colori che gli attengono, per odori che gli attengono, per ambiti dei nostri processi fisiologici che li riguardano, per apparati ed organi della nostra struttura fisica, non meno che per aspetti della nostra natura emotiva e degli ambiti della mentalità e della spiritualità della persona. Voglio buttare un sasso nello stagno. Tra poco vediamo un'esperienza di laboratorio, ma noi viviamo costantemente di esperienze. La nostra vita è fatta di esperienze e di prove. E guardate che anche questo è il modo per fare un'indagine non così praticata delle prove che abbiamo davanti. Perché ogni volta che noi ci rapportiamo a qualcosa compiamo un esperimento di cui facciamo parte. Sarebbe una bella cosa, proprio per chiarirsi le idee, se ognuno di noi sapesse, rispetto alla prova che deve superare, alla difficoltà che deve superare, se deve farsi forza sulla sua componente maschile o femminile, se è una forza che deve coinvolgere maggiormente il sale, il solfo e il mercurio, se deve mettere a frutto il suo fuoco, la sua terra, la sua aria, la sua acqua, e quali delle forze operanti
a quali forze deve appellarsi ad avere sue amiche per potercela fare e dove e in che tempo dover operare. Come vedete, dove la mente sta, tanto più in una cosa che da questo punto di vista si potrebbe dire così banale come estrarre il sale di zucchero e il mercurio da una pianta, che invece tanto banale come vedremo noi. Tutti questi ambiti investono sia l'ambito fisico che animico che spirituale, tanto della pianta quanto della nostra natura. Bene, adesso andiamo boot on the ground, si dice in americano. Non mettiamo gli scarponi per terra, nel senso che siccome dovremmo raccogliere una pianta, nei corsi che tengo per insegnare alle persone come si fa, raccomando sempre una calzatura comoda e un abbigliamento, come si dice, sportivo, proprio perché è richiesta anche una manualità. Bene, iniziamo subito. Per lavorare una pianta bisogna raccoglierla. Su questo non c'è dubbio. Dice che fa? E anzi, queste sono proprio diversità con il modo corrente, no? Di lavorare le piante. Si va a raccogliere le piante. Quando? Dice la fitoterapia, nel momento balsamico, si diceva una volta, oggi che sono più, come dire, hanno un atteggiamento sempre più scientifico, che cosa dicono? Noi la pianta la raccogliamo per andare a prendere determinati principi attivi, come se si trattasse di medicine. E quindi andremo a cercare, a fare le analisi a campione sul campo coltivato dove c'è la pianta, fino a che non vediamo che c'è un picco di quel principio attivo che vorrei estrarre. Hanno fatto ancora un passo in più e hanno parlato di complesso di sostanze, perché una da sola non bastava, ma in ogni caso il loro approccio è di questo tipo. Si espongono così, e la fitoterapia si espone così, a critiche molto sconfortanti e veritiere. Perché se la pianta fosse utile per la quantità di principio attivo che contiene, allora ce n'è troppo poco perché possa svolgere una sua attività. Vi faccio un esempio, sapete l'aspirina? È un preparato chimico di derivazione naturale, è l'acetil salicilico, no? Il principio attivo. Come mai salicilico? Dalla salicilina che è contenuta nei salici. E tutto parte dall'osservazione, dall'uso tradizionale che le persone con un po' di febbre, che cosa si faceva con stati infiammatori, che cosa si usava a fare? Se c'erano dei salici nelle vicinanze, li si invitavano a trascorrere lungo tempo sotto i salici, tanto erano a lungo, il che non basta, ma in ogni caso questa salicilina presente all'interno del salice, i salici piangono, ma tutti i salici ce l'hanno la salicilina. Che cosa succede? Che se tu mi fai una tintura madre di salice, lì dentro ce n'è di salicilina, ma in trace millesimali, e per avere la stessa concentrazione di acetil salicilico che c'è in una pastiglietta di aspirina dovresti abbattere un bosco di salice. Quindi non otterrai mai una presenza ponderale di qualsiasi pianta, che siano piante officinali, tranne rarissime, che abbiano un contenuto effettivo di sostanza attiva. Per cui in ambito medico si fa una critica dal suo zero dicendo no, che quella molecola sia efficace, non c'è dubbio, ma non ce n'è ponderalmente una dose sufficiente. E quindi cosa funziona nelle piante? Cosa fa in modo da renderle attive? In spagiria si sostiene che certo la parte ponderale ci debba essere per quello che la pianta ti può dare. E badate bene che nei rimedi spagirici ce n'è molta di più che nei rimedi ottenuti normalmente per la lavorazione che adesso viviamo. Ma è l'energia della pianta che ti serve, soprattutto. Ed è quella che devi essere in grado di estrarre. E cominciamo subito col dire che il campo coltivato, per esempio, non ci sta bene per niente. Qual è la ragione? Siete mai stati in spasso in un bosco o in qualsiasi posto naturale, avete mai visto naturalmente un campo pieno di una pianta? Ma se c'è un campo pieno di una pianta è il campo coltivato, cioè finto dal punto di vista energetico.
cosa devi coltivare? Della lavanda, bene, che mangia la lavanda? Ah, abbiamo fatto degli studi che diventa bella se ci sono questi prodotti, cosa fai? Concimi anche naturalmente quel campo, lo dissodi, lo lavori, lo semini a filari e diventa un campo di lavanda che non c'è un altro, che non ce n'è un altro, che va anche bene per fare dei profumi, voglio dire. Se fosse una pianta alimentare, niente da dire, vogliamo dire che non dobbiamo seminare il grano, sì, ma non per farne dei rimedi. Perché lì non c'è l'energia che ci deve essere. Chi volesse vivere un'esperienza davvero risvegliante, strabiliante, visto che qui nelle insalate, no? Spesso si usa la rucola, è vero? Coltivata! Perché se doveste usare della rucola selvatica, magari di quella pugliese, non riuscireste mai a mangiarla così. Una sola foglia rotta in un piatto abbondante di insalata è già più che sufficiente per la fragranza che lascia, che è fortemente piccante, oltre che saporito. Ci sono i basilici che noi siamo usati a usare qua, che sa quasi di niente. E ci sono quei basilichini piccoli, quasi semiselvatici, che sono semiselvatici, e pensa a quelli selvatici sul serio. Perché? Perché quella pianta è nata là dove vi erano le condizioni, non solo di, come dire, composizione del terreno, ma tali da fare attecchire quel seno. Pensate ad una pianta che l'anno prossimo è da lavorare, che è il tarassaco, il soffione. Quanti semini ci sono in un solo tarassaco? Una moltitudine che da bambini ci faceva impazzire, perché soffiavi e c'è una nuvola. E ce ne sono magari decine in un campo, a volte centinaia, ma il campo non si riempie mai. Queste sono le segnature di cui vi parlavo prima. Un tempo il territorio si leggeva a vista, per chi sapeva queste cose. Il tarassaco è una pianta solare, l'ortica è una pianta marziale, la rosa canina è una pianta venusina, il cipresso è una pianta saturnina, e quando la gente girava sapeva dove c'era Saturno, dove c'era Marte, dove c'era Sole, dove c'era Luna, dove c'era Venere. Cosa ho capito, ma non ho idea. Che questo è un modo di leggere il territorio. Dove edicare, dove ti facevi una casa? Sposino novello innamoratissimo della tua compagna o della tua sposa, come lei di te, con i cipressi intorno? Saturnini, che ti dico subito che Saturno bisogna averlo caro e buono, ma non è certo un simpaticone, che addirittura per racconti mitologici ma religiosi per i tempi era portato a fagocitare i figli addirittura, mai e poi mai. Una bella spalliera di rosa canina ti avrebbe detto: guarda che qui c'è un bel posticino per te e tua moglie, qui c'è Venere. Oppure, se proprio volevo regolare alto, dove c'era una quercia, il buon Giove, il re degli dèi, che mantiene tutto sotto governo e sotto controllo, e con calma. Oggi ci stupiamo perché c'è gente che va a misurare, no? Perché guarda, qui c'è come su un campo e qui in un altro. No. L'attenzione era proprio, e tenete ben presente, quando la natura è ancora, ce n'è un bel po' di posti, dove la natura esprime quel che ha da dire, non dove siamo arrivati noi, perché qui a Borgomanino non puoi dire che là c'è Venere perché quella si è fatta nel giardino, si è messo un po' di rosa canina, capito? Perché quella è finta. Chiaro? Cosa che invece in natura non avviene. Ogni zolletta di terra in cui attecchisce una pianta è della stessa segnatura della pianta. E quelli i nomi che ho citato di antichi dei, scordatevi la, come dire, il discorso del cielo esteriore. Quelle stesse rappresentazioni, quelle stesse forze le abbiamo dentro di noi. E nel momento in cui fossero deboli dentro di noi, potremmo nutrirci di quelle che sono esterne a noi, perché andranno a irrobustire le componenti piccole o deboli che ci creano problemi. No? Sto andando un po' avanti con i discorsi, perché questo lo capiremo meglio nella seconda parte della conferenza. In ogni caso noi invece dobbiamo andare a raccogliere, siccome non crediamo affatto che sia la presenza di principi attivi che renda quella pianta utile, ma che siano le energie che sono contenute in quella pianta,
dovremmo andare a raccogliere non tanto nel tempo balsamico, ma nel momento in cui quelle energie sono massimamente presenti. E potrebbe essere un problema se non si sa come si fa. Ma il modo c'è, e vedrete come da un imbuto, come se fosse un imbuto, andremo a individuare esattamente il momento in cui raccogliere quella pianta, che sarà un'ora all'anno. Incredibile. E non c'erano neanche gli orologi. Veramente. Andiamo a vedere. La prima cosa da farsi è una cosa risaputa in campagna, ma oggi ci siamo sempre meno in campagna, perché c'era un vecchio detto che diceva che sulla terra non si muove foglia che la luna non voglia. E quindi lo stato della luna è fondamentale non solo per il mondo vegetale, ma per il mondo vegetale in modo tassativo. Quindi dovremo raccogliere la pianta quando la luna è crescente e favorevole. Sul favorevole non mi dilungo, perché se no facciamo un'altra conferenza. Ma ben disposta. Cosa vuol dire favorevole? Ben disposta, cioè che è in grado di dare tutto lo stabilito. Quindi si... Amico mio, quando è nei luoghi del cielo, nei quali, o nei segni, nei quali... Nelle quali, nella costellazione... No, no, le costellazioni sono stelle, non c'entrano proprio niente. In una zona del cielo tale per cui la sua forza può manifestarsi... Nella zona... anche della terra dove non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio, raccogliere il cordone nero non è come raccogliere dove vivo io, non ci sarà molta differenza, ma c'è, ok? In ogni caso, luna crescente, miglior momento in assoluto luna piena. E allora vi chiedo, quando è luna crescente? Perché uno dice, ho capito, mi hanno detto che quando è luna crescente, e se poi non sai quando è luna crescente, ma è per farvi notare, non per fare salute. Per farvi notare come ci siamo allontanati completamente da questo modo di vedere le cose. Noi il cielo non lo guardiamo neanche più. O abbiamo bisogno di internet o di televisione per dire oh stasera guardate che c'è la luna. No, io quello che dico sempre a tutti è che ormai la gente si alza la mattina ma non alza mai gli occhi al cielo a guardare le nuvole, a guardare... Ma neanche alla notte con le stelle che dovrebbe essere uno spettacolo, e invece le abbiamo coperte con la luce che facciamo tutti noi. Sappiate, chi ha vissuto questa esperienza non se la scorda di sicuro, che qui sopra la nostra testa il cielo è pieno di stelle, completamente pieno. È che oggi per andarle a vedere devi proprio andare fuori dal mondo, neanche dove abito io, in località spersa sulle montagne dietro Bergamo, c'è la luce di Bergamo che oscura per... E difatti quello che vedi anche stando su un colle elevato e senza niente intorno è che proprio lo vedi là in fondo, che c'è, un po' come se fosse un fuoco acceso che rende chiaro il cielo. Bisogna andare ormai in un deserto per vedere il cielo stellato, e lì non riesce a chiudere occhio, perché se lo guardi con quella bellezza che ha, ogni volta che li chiudi ti sembra di perdere qualcosa, e altro che Sanremo in televisione. Oppure in mezzo alle navi tropicali. Insomma, in luoghi lontanissimi ormai da luoghi abitati. In Italia poi sostanzialmente dappertutto, se non vai appunto in mare, anche bello lontano. Comunque, la luce, un vecchio detto, così ci detto una volta, l'ho imparato tutto. Gobba levante, luna calante, gobba ponente, luna crescente. Chiaro? Qui gobba vuol dire dalla parte dove vedi la gobba, punto. Se guardo verso il punto in cui è tramontato il sole, vuol dire ponente e crescente. Se invece anticipa il sole, quindi in sostanza la gobba illuminata è quella che guarda oriente, dove il sole si alza, è calante. Io invece sono una storiella più semplice. Ah, bene. Vedete che la luna crescente, no? Che sarebbe quella di là, sulla destra, perché forma una D. Quella sulla destra. Sì. Forma una D dall'altra parte, allora. Quindi la luna è bugiarda, non è decrescente ma è crescente, e viceversa, ma si fa per dire, no? Per via del fatto, no,
prevede il fatto che la C è decrescente invece di essere crescente, decrescente. Ah, ho capito. Vabbè, come evitare? L'importante è che quando lo vedete sappiate di che cosa. Perché questo può risultarvi utile anche per eventuali necessità di qualche, come dire, perdita di peso, no? Magari al momento della prova costume. Fate attenzione, perché se volete avere un incoraggiamento e vedere rapidamente un risultato, iniziate questi momenti, non dico di digiuno, ma di particolare attenzione alimentari, quando la luna è calante. Che la luna calante anche nel nostro corpo porta ad una perdita di liquidi. La luna crescente fino a luna piena invece è come se ci comportassimo come spugne in un certo senso. Questa è una delle ragioni, oltre che alla forza energetica della luna, perché andiamo a raccogliere la pianta in luna crescente, cioè quando è piena dei suoi fluidi. E qui già di un mese circa, di 28 giorni se ne fanno 14. Quindi si dimezza già il numero dei giorni possibili. Poi occorre che il genio planetario che dà la segnatura alla pianta, perché come vi ho detto ogni pianta porta con sé una funzione, e questa funzione è un nome e un cognome, oltre che alla luna, anche questa funzione in cielo deve essere generosa, perché vado a raccogliere l'energia che c'è, non l'energia che mi invento che c'è. E poi che cosa? E poi deve essere l'anno di quel genio planetario, cioè di quella funzione relativa alla pianta. E qui diventa un po' più complicato che per la luna. E come faccio a sapere qual è l'anno del genio planetario? E vi ho fatto una tabellina molto riassuntiva di come un tempo si calcolavano i tempi. E guardate che il tempo è una nozione fondamentale, tant'è che occorrerebbe fare la cosa giusta, sì, ma al tempo giusto, e questo è un modo per calcolare, almeno per l'anno, qual è il tempo giusto. Da dove partivano i nostri antichi predecessori? Intanto nel considerare l'anno non dal primo di gennaio, che non succede niente in cielo e non c'è un giorno assolutamente come gli altri, ma gli anni partivano dall'inizio della primavera e si concludevano con la fine dell'inverno, che quello è l'unico momento dell'anno in cui effettivamente riparte il processo vitale. Quindi per gli spagiri e gli alchimisti non siamo nel 2020 adesso, siamo ancora nel 2019. All'inizio della primavera scatterà l'anno 2020, non prima, e quindi la segnatura di quest'anno è ancora quella del 19, cioè di questi giorni è ancora quella del 19. Come si fanno a calcolare gli anni? Beh, si prendeva, qui si risale agli antichi egizi, si considerava un anno, la durata di un anno preciso, e questo è esattamente preciso. Veniva chiamato l'anno zodiaco, perché non era calcolato rispetto al Sole, ma era calcolato rispetto all'unica stella fissa ancora oggi che è visibile. Gli egizi la chiamavano Sotis, oggi si chiama Sirio. Tutto il nostro sistema ha come punto di riferimento, quasi che fosse il pivot di tutto ciò che lo circonda, Sirio. E quindi si calcolava l'anno base, si potrebbe dire, in riferimento al ciclo completo del sistema attorno a questa stella. Durava 72 anni, il punto di osservazione era il tempio di Dendera, dove ancora oggi c'è la scaletta che porta in alto, alla sommità della quale c'è una finestrella in cui il sacerdote andava a vedere il ritorno di Sirio al centro del foro di osservazione, del punto di osservazione. Questo anno dura 72 anni solari, in base a quello che vi faccio notare sono anche gli anni che devono trascorrere affinché vi sia il fenomeno della precessione degli equinozi. Questi sono dati astronomici. Ogni 72 anni la primavera viene un grado, quindi un giorno prima più o meno dei 72 anni precedenti. È chiaro che questo passaggio è lentissimo, e quindi ogni anno c'è un 72esimo di grado che scatta. Questi che sono anche in analogia con i battiti medi cardiaci,
quasi che ci fosse un battito esterno barico, barico interno. In base a questi 72 anni si calcolavano poi i multipli. C'era il ciclo dei segni, vale a dire 32 gradi di ogni segno moltiplicato per 72 anni, quindi ogni 2160 anni la precessione degli equinozi implicava che un altro segno passasse, come il periodo di tempo più lungo, l'anno platonico, o dell'età dell'uomo, che è di 25.920 anni, che significa poi il cucuzzaro, si direbbe, cioè i 2160 anni moltiplicati per i 12 segni, quindi tutto ritorna al punto di origine. Allora, 2161 anni non li vive ragionevolmente più nessuno, tanto meno 25.072, auguriamoci, ma ancora meglio che ne dite avere un discorso un pochino più contenuto nei 36 anni. Durante questi 36 anni che cosa accade? E accade questo tipo di successione. Vedete, il 2017, nel 2017 è iniziato il ciclo di Saturno, che dura 36 anni. Il 2017 era di Saturno, poi questa è la sequenza caldaica, come quella dei pianeti in cielo sostanzialmente. Poi il 2018 è stato l'anno di Giove, il 2019 l'anno di Marte, che è quello in cui siamo ancora oggi, e il 2020, quello che verrà all'inizio della primavera, è l'anno del Sole, per poi diventare l'anno di Venere, di Mercurio e di Luna. Passati questi 35 più 1, 36 anni, nel 2052 ci sarà l'ultimo anno di Saturno e poi comincerà il ciclo di Venere per tutti gli altri 36 anni successivi. Successivamente a Venere inizierà poi l'anno di Giove, eccetera. Così, da che hanno cominciato a far di conto. Quindi quest'anno, visto che ci interessava l'anno, occorreva lavorare piante marziali, cioè piante di Marte. Infatti quella che abbiamo visto prima del pianerino era ortica, e durante il proseguo delle slide, fino ad un certo punto, vedremo proprio come è stata lavorata l'ortica, che effettivamente abbiamo lavorato quest'anno, tra ottobre, tra settembre, ottobre e novembre di quest'anno, facendo un elixir di ortica. Quindi, luna crescente, genio planetario favorevole, quindi bisognava che fosse un momento in cui Marte anche lui fosse ben disposto, anno di Marte, ma poi c'è di più, perché a questo punto dovremo pure andare un anno a lungo, dobbiamo andare a raccoglierlo in un momento particolare, abbiamo detto, quindi dovrà essere anche il giorno del genio planetario che dà la segnatura alla pianta. E qual è il giorno di Marte? E dai, è facile. Signori, non ci siamo resi conto come mai i giorni della settimana si chiamano così? Luna di Marte, di Mercurio, di Giove, di Venere, di sabato, che è sabato, che è il nostro Saturno, e poi la domenica, che è il giorno del Signore, o Sunday, come quello che hanno in senso. Non ci siamo stupiti del fatto che abbiamo diviso il tempo in 7 giorni? Durante la Rivoluzione Francese i furboni scientifici hanno detto, ma che 7 giorni, tradizione, no? 10 è più comodo. Sistema decimale, no, comando. Quindi dividiamo i mesi in 10 giorni e la facciamo finita. Non lo seguì mai nessuno, che perché non sono 7 giorni a caso. Vi faccio notare che la Luna è 7x4, 28. I nostri stessi tempi di accrescimento da 0 a 7 anni, prima dentizione, a 14 la pubertà, a 21 quella che un tempo si chiamava la maggiore età. E non prima dei 28 eri completo, perché? Perché i quattro elementi erano finalmente in sé. Vedo questa cosa qua, lunedì è la giornata della Luna. Certo. E quindi questo, nella vita di tutti i giorni, ha qualche... Ai tempi ne aveva come? Il pane si faceva il lunedì. E nell'ora della Luna, perché, signori miei, abbiamo detto tanto solo quei 14 giorni di Luna crescente, che poi così è detto troppo esagerato, perché... Da luna nera primo quarto è crescente la luna, la devoluccia, eh? Quando è che è pienamente da
la sua forza crescente, da primo quarto luna piena. Quindi da 14 giorni scendiamo pure a 7 giorni disponibili di quell'anno corrispondente al genio. Poi quel giorno di quei 7, ma non basta mica ancora, perché un giorno è 24 ore, roba lunga per noi. Noi vogliamo essere precisi, rigorosi, e quindi deve essere anche l'ora del genio. Scusa se interrompo una cosa, solstizio d'inverno, solstizio d'estate, in questo discorso c'ha qualche attinenza? Solstizio d'estate e solstizio d'inverno sono due momenti di qualsiasi anno. Sì, ma non hanno nessuna... Fanno parte del... cioè, per noi il solstizio invernale è esattamente quello che noi consideriamo il Natale, il 25, non succede niente in cielo, il 23 sì. Perché? Perché è la notte più lunga che ci sia, il giorno più breve, quella solarità che non è espressa esternamente, può invece illuminare al massimo l'interiorità della persona, e infatti è in quella data a cui si riportano tutte le nascite degli illuminati. Nel momento di massima oscurità esterna, ma guardate che in fondo è quello che stiamo facendo adesso, senza essere presuntuosi, ma stiamo facendo luce dentro noi, perché se guardi l'aspetto esteriore non vedi mica queste cose. E il solstizio estivo è giustamente... Voi pensate, ne prendo approfitto di questo per farvi comprendere come siamo fuori proprio. Natale lo si festeggia qui e contemporaneamente in Australia. Che di fatti fa ridere vedere questi che vanno sul surf o qualcosa, ma non dovrebbero festeggiarlo il 31 di dicembre, cioè il 25 di dicembre, intanto dovrebbe essere il 23 più o meno, perché ci vogliono quelle condizioni in cielo perché si festeggi quella cosa sulla terra. Non è una data che fa la differenza, è il cielo che fa la differenza. L'anno scorso, per queste bagianate che purtroppo vengono attualmente date per buone anche da chi nei secoli le ha sempre difese, abbiamo ritardato la Pasqua di un mese, sapete? Perché? Perché la Chiesa ha stabilito che, indipendentemente dal cielo, è primavera il 21 di marzo. Quest'anno non è stato così, perché sono cifre indicative, non sono esatte. Quando è che è primavera? Quando il sole e la notte, cioè la luce e la notte durano uguali, non quando dici te, perché ogni anno, se ogni 72 aumenta di un giorno, viene prima di un giorno, figurati. Ogni anno, se è il 21 indicativamente, vuol dire intorno al 21, può essere il 20 come il 22, il 21 stesso. E la Pasqua ancora si calcola con sistemi antichi, perché è la prima domenica successiva alla prima luna piena di primavera. Quest'anno gli è andata storta, perché? Perché la luna è venuta quasi piena, quasi immediatamente dopo l'equinozio, ma non era il 21. E così abbiamo dovuto aspettare 28 giorni per festeggiare una festività che si è adeguatamente, cioè si è adeguatamente festeggiata nel rispetto delle condizioni celesti, andava festeggiata 28 giorni prima, tra l'altro anche con danno al nostro turismo, no? Questo per farvi capire come oggi siamo fuori da questi concetti. Ma questi concetti non consideriamo più tutto il passato di questa storia. Niente. Ma dimenticandoci, perdendo il contatto con la natura. Occhio, perché perdiamo il contatto con noi stessi, eh? Che questa è la situazione. E quindi a maggior ragione che mi fa piacere parlare di queste cose, perché ognuno fa quello che può, no? E almeno essere consapevoli che una serie di cose che trascuriamo andrebbero invece più adeguatamente osservate e vissute, soprattutto ci potrebbe servire oggi più di ieri, perché più o meno ieri, inteso di molto tempo fa, queste cose erano vissute dalle persone, non c'era bisogno di fare una conferenza. Mi spiego. E ancora non molto tempo fa, per dirvi, alla prima luna piena di primavera in campagna si metteva fuori a prendere la luce lunare, stoviglie, lenzuola, di tutto, e molte altre pratiche rituali che abbiamo perduto senza sapere poi che valore avessero. Ok?
che è ancora peggio. E qui la luna sostanzialmente ci gestisce un po' tutta la vita. Ma tu che vieni da Insigne Famiglia, vorrei vedere se avessero mai imbottigliato il tuo ottimo vino in luna crescente, che così facevi un ambrusco. Volete provare? Vedete voi, no? Ci siamo inventati soluzioni a problemi che prima non c'erano perché abbiamo dimenticato come si fa. Fate le marmellate ogni tanto, oppure le conserve di pomodoro, la guardate la luna? No, e vi scoppiano. Normale, perché la fase di luna crescente, in particolare quella settimana di cui stiamo parlando, che per noi è buona, per altre cose no, facilita, ma in modo nettissimo, qualsiasi fermentazione, per quello che viene il vino che non si dice che busce. Siamo processi infiammatori. Se lo dice lui, perfino le patologie, ma io mi riferisco banalmente alla conserva di pomodoro. Dimenticato questo, dice, ma no, ti diceva il farmacista, come diceva mia madre. Cioè, no, no, prendi questa bustina, se vuoi che non scoppi, non ne butti un pochino dentro, giri, tappi, vedrai che non si muove più niente, ah certo. Ma non è metti sostanza, no, ma non solo è naturale, è un conservante. Non è naturale. È una cosa di cui sento poco parlare, ma mi stupisce che non sia così perché è banale, che se è conservante, quindi limita l'attecchimento di batteri, per forza diventa indigesto, perché qui dentro noi abbiamo i batteri che devono digerire per noi. Se c'è il conservante, che fa? Contrasta l'azione dei batterietti, dei miei amici miei che sono qui dentro, che invece devono demolire, no, quelle sostanze per rendere assimilabili. Scusa, dimenticate questo, però questo discorso mi affascina. E allora, certe volte andiamo a cercare i violini, per cui questo discorso mi sembra che sia molto attinente con i violini. Ma non c'è dubbio. Anzi, non solo dai bioritmi, ma ti dai i bioritmi di ogni tua componente. Vada bene. Di ogni tua funzione. Per questo c'è analogia tra noi e le forze planetarie, quelle hanno anche dei tempi. E quindi il discorso si sarebbe interessante, no? Comunque dobbiamo anche, allora, hanno una settimana di tempo in tutto l'anno, eh? Ora del genio planetario, cioè, anno del genio planetario, giorno del genio planetario, ora del genio planetario. Allora, per mostra che non vi voglio fare neanche niente, vogliamo sapere anche quando è l'ora del genio planetario. Abbiamo già visto, i geni planetari danno i nomi ai giorni. La prima ora del giorno, che rappresenta, che inizia con l'alba del giorno, è l'ora del genio planetario che dà il nome al giorno. Quindi lunedì all'alba, per la durata di un'ora, è l'ora della luna. Il martedì all'alba, per la durata di un'ora della luna. Non fate l'errore di pensare a un'ora del vostro orologio, però, perché il nostro orologio è artificiale, non è naturale. Le ore del giorno sono sempre, e della notte sono sempre state divise per 12. Quindi d'estate l'ora, le 12 ore di luce sono più lunghe di 60 minuti. Perché è più lungo il giorno della notte. L'inverno sarà l'inverno. E bisognerà fare i calcoli di cui non vi voglio mostrare la cosa, ma si può fare. In ogni caso, se non vuoi sbagliare, almeno come inizio, e vai a raccogliere la tua pianta nell'anno di quel genio, nel giorno di quel genio, nell'ora di quel genio planetario, ci vai all'alba, e se riesci a farlo in un'ora o poco più, se estate, sei nel giusto, e quindi l'hai raccolta anche nell'ora del genio planetario. Quindi, quando vi parlavo di un imbuto prima, tu cosa vai a raccogliere in quel posto? Che cosa? Ripeto, una pianta spontanea e fresca, quando le condizioni di quel luogo dove la vai a raccogliere sono massimamente, si direbbe, informate di quella forza energetica che vuoi raccogliere e che deve essere corrispondente a quella della pianta. Cioè vai a raccogliere una pianta ricca
della terra che contiene, ma in particolare delle energie che contiene. Le sue proprie energie devono essere massimamente presenti lì, in modo che tu, cogliendo la pianta, possa successivamente poterla estrarre. Sono riuscito ad essere abbastanza chiaro fino a qua? Allora adesso andiamo in laboratorio, perché abbiamo raccolto la pianta quando si Se vogliamo estrarre dalla pianta quello che ha dentro, abbiamo bisogno di quello che in spagiria e in alchimia si chiama menstruo, o in chimica viene chiamato solvente, cioè qualcosa che tiri fuori quello che c'è dentro. Il nostro solvente è acqua, è fatto di acqua piovana e di spirito della pianta. E qui si tratta a estrarre lo spirito di una pianta, e ve lo mostro subito, perché quello che dobbiamo estrarre è una delle tre componenti di cui parlava Paracelso. Dobbiamo estrarre il mercurio filosofico. Attraverso quale procedimento? Attraverso il procedimento di fermentazione, che è quel particolare processo attraverso il quale è possibile che lo spirito del vegetale possa liberarsi. Così come si fermenta. L'uva è una pianta particolarmente generosa da questo punto di vista, perché è in grado di dare un liquido, che sarebbe il vino, che per essere minimo, come minimo, deve avere 10 gradi di spirito. Sono tanti, cioè ogni 100 cc ci sono 10 cc di spirito. È forse l'unica pianta che ha una generosità di questo tipo, ma non vi è pianta che non possa fermentare, perché se contengono tutto spirito, messe nelle adeguate condizioni, fermentano. Chiaro, io vi faccio vedere come si fa, puoi farlo, ci vuole, come dire, un po' di esperienza, ma i processi sono questi. Allora cosa faccio? Raccolgo la pianta fresca e spontanea di qui sopra, rispetto i tempi che ho detto prima, e poi che cosa faccio? Vedete, questa è proprio l'ortica di quest'anno, aspettate gli strumenti ad alta tecnologia, perché se così veniva fatto fino all'antico Egitto, di tecnologia di quella che conosciamo oggi è poca, però molta capacità di attenzione. E infatti questa è una volgarissima damigiana a collo largo, altrimenti in vendita nei negozi sotto forma di acerchiera. Noi cosa facciamo? La nostra ortica che viene raccolta, che qui è ben visibile, la mettiamo dentro. E poi cosa facciamo? La mettiamo in condizione di fermentare. E quindi a questo ci serve l'acqua piovana, raccolta come si deve, quindi esente da qualsiasi inquinamento. Gli antichi la chiamavano il fuoco celeste. Esiste ancora l'acqua piovana? Ma certo! Come faresti? Allora te lo chiedo io stavolta. Come fai a raccogliere dell'acqua piovana pulitissima? Aspetti il secondo temporale. Ah, sì? Dopo che il primo ha tirato in terra tutto. Banale. È sporca l'aria, sporchissima. Ci vuole qualcuno che se la lavi. E allora, visto che la tecnologia ce l'abbiamo un po' per condanna, usiamola con intelligenza. Giusto. Tu riesci a prevedere oramai con una tolleranza di un quarto d'ora l'arrivo di un temporale, che proprio comincia a piovere. Basta che chiedi. C'è qualcuno qui che era presente, oltre che a fare questi lavori, che mi ha visto come un matto, credo, correre, tirare, tiranti, eccetera. Secondo temporale bellissimo, ancora più intenso del primo, e addirittura l'acqua, che si dice la migliore, è quella fulminata, perché se è un temporale in cui ci sono bei lampi, e poi se sei fortunato dovresti riuscire anche a raccogliere un po' di grandine, perché l'acqua fulminata probabilmente viene trasferita. In ogni caso è particolarmente utile a compiere queste operazioni. Ma noi abbiamo fatto ricchissima energeticamente, è pulita, nel senso che non porta con sé alcuna informazione, perché deve essere raccolta senza che non tocchi nient'altro. Ma deve essere raccolta in un recipiente di plastica? Di vetro. Ma di vetro. La plastica ha delle virtù. Basta che non sia di metallo. No, metallo sulla carta, se no viene segnata, informata.
deve essere a contatto con qualcosa che non segna, perché se no inquineresti l'ortica, no? Noi qui vogliamo tutta l'ortica, nient'altro che l'ortica, e quindi la tuteliamo. A questo punto con l'acqua piovana dove la metto? La metto dentro, no? E colmo l'ortica. A questo punto la lavorazione può cominciare, ma siccome lo spirito è sottile e tende a scappare, mi interessa invece che rimanga lì dov'è. E allora tappo questo recipiente e metto sopra questo recipiente, questa è una banale descrizione di quel che succede dal punto di vista chimico, inizia la fermentazione, in cui vedete c'è il tappo che impedisce all'aria di entrare e poi c'è questo piccolo strumento che si chiama gorgogliatore, che è un sifone con un po' di acqua, adesso vi faccio vedere come funziona, in modo che quando la pressione del gas interno che è prodotto dalla fermentazione, poi anidride carbonica, spinge in su la colonna d'acqua e esca, ma poi la colonna d'acqua scende subito in modo da impedire che l'aria da fuori venga dentro. E allora adesso vi faccio vedere, vedete, in questa pratica di laboratorio non ci facciamo mancare niente, perché fermentare per fermentare dovevamo farci mancare un po' di birra, secondo voi. Abbiamo fatto fermentare la nostra ortica e nel frattempo era lì che andava avanti un bel 23 litri di birra, che è un rimedio spagirico. Certo. Gli egizi erano i maestri nel produrlo, perché? E la facevano non come oggi col lupolo per tutti. Se a qualcuno serviva la salvia, gli facevano la birra la salvia. Se a qualcuno serviva il rosmarino perché doveva essere tirato un pochino su, aveva la pressione bassa, gliela facevano con il rosmarino, o con l'ortica, o con l'oto, e quella era particolarmente inebriante. Mi spiego? Non c'erano mica i birrifici. Ogni cosa veniva fatta per la persona, dai gioielli alle bevande, qualsiasi cosa. E visto che non vi ho voluto far mancare niente, voglio proprio farvi vedere come la cosa succede e perché si chiama proprio gorgogliatore. Eccolo qui, vedete? Guardate, lo vedete? Che gorgoglia? Adesso non si sente. Questa è la birra che gorgoglia, vedete? Sta andando la fermentazione, l'acqua da dentro spinge e alza la colonna, e questa è la schiuma. E quanto tempo ci vuole prima che... Il tempo è fondamentale. No, la fermentazione parte veloce, in pochissimo tempo. Questa è l'ortica, eh? Questa è l'ortica pochissimo di prima. Tempo, cosa vuol dire? 12 ore. E con che condizioni di clima? Stabili, la cantina, qui abbiamo, cominciamo per il vicio, certo. Sotto mettiamo tutto a fermentare, fermentatore. Vedete, questa è ortica, capite? Non è mosto d'uva, è ortica e poteva essere qualsiasi altra pianta. E vi faccio notare una cosa, vedete la differenza? Vabbè, qui c'è la birra e liquido, ma vedete, prima l'ortica era sotto l'acqua, no? Vedete, adesso è salita tutta nel momento in cui lo spirito ha cominciato a liberarsi. Allora ne abbiamo capito un'altra, siccome facendo questi lavori bisogna rifletterci, no? Abbiamo capito cosa serve lo spirito nel corpo, a sostenere, a sollevare il corpo serve lo spirito, e questa è una dimostrazione pratica. Vedete dove è il liquido sotto. Questa lavorazione si porta fino a che la fermentazione è esausta, cioè la pianta non fermenta più, che vuol dire un bel po' di tempo, al contrario di quello che si legge sui normali libri, no? Puoi fare la birra 2 settimane al massimo, che tanto dopo... No, qui si porta, noi vogliamo tutto questo spirito. E quindi fino a quando non smette di andare, gli ultimi giorni, potrebbe fare una gorgogliata al giorno, eh? Quindi fino comunque alla fine. Quindi i tempi... sono diciamo, io avrei in mente un ciclo, ma non te lo voglio dire perché ci sei arrivato da solo. E quindi, arrivati alla fine del suo ciclo, la nostra fermentazione è fatta. Qui dentro, adesso facciamo conto che sia finita, che cosa?
ho una parte solida che è l'ortica, che non ho avuto mica io, la metto da parte, ma è la parte liquida in questo caso che mi interessa, perché? Perché lì dentro c'è lo spirito che sta seccando, o mi sbaglio, c'è lo spirito dell'ortica. Allora cosa faccio? Filtro e dentro a questo liquido c'è lo spirito dell'ortica che è uno dei, delle tre componenti che devo riuscire a estrarre. Quindi che cosa faccio? So che il mercurio è la parte più sottile? Eh sì, quello vola, perfetto. Allora basta che io lo scaldi e quindi lo distilli in modo che la parte più sottile di quel liquido diventa vapore. Lì c'è lo spirito, lo distillo e lo vado a raccogliere nel mio pallone di raccolta. E alla fine di questo lavoro che cosa ho ottenuto? Volevo fatto manca niente, vedete? Queste teste di distillazione si chiamano teste di Moro, nessuno usi altri termini, teste di Moro. Come mai vengono chiamate teste di Moro? Perché si usa refrigerarle esternamente. Vedete, quando lo spirito si leva, la testa si riempie di singolari disegni, li vedete? Unici. Tanto che nel momento in cui i vapori prendono quelle forme si può sicuramente dire che quello è spirito, cioè alcol. Anche qua, quando distilli, che ne so, io non mi fa distillare l'uva per fare l'acqua vite di l'uva. Però la testa e la coda la devo buttare via, perché anche in questo caso qua. In questo caso no, ma questo dipende dal vegetale. L'uva ha bisogno di questo. Il discorso si farebbe più interessante da questo punto di vista, sarebbe più parallelo per la produzione di un'altra lavorazione, che è quella della creazione del mercurio universale, cioè dello spirito universale, ma non attiene questo discorso, in cui assolutamente va tolta la testa sicuramente. Per il puro veleno tossico, mortale, si chiama alcol metilico. Si usa refrigerarla, cioè metterci una pezza sopra, forse adesso bagnata, per facilitare la condensazione dei vapori che si levano. Adesso così sapete anche perché veniva chiamata testa di Moro, perché i mori come cosa portano sulla testa, per tenere fresca la testa, turbante. Si chiama testa di Moro proprio per questa ragione. Guardate come sono evidenti i segni della condensazione dei vapori. Alla fine comunque che cosa ottengo? Lo spirito che cercavo. Ci siamo fin qua? Uno su tre ce l'abbiamo. A questo punto che cosa faccio? La raccolta della pianta e la macerazione della pianta. Metto la pianta a macerare per estrarre il solfo. Cioè introduco la pianta, le foglie di ortica, a bagno nello spirito dell'ortica stessa. Le stesse foglie che hai buttato via prima? No. Raccolto fresco, chiaro? In effetti quando vai a raccogliere davvero per farla, devi avercelo già il tuo spirito, in modo che apri il tuo contenitore e metti pressoché direttamente o di lì a poco le foglie a macerare. Perché metto le foglie a macerare e ne metto tanto e quante ne servono, cioè metto tanto liquido quanto ne serve ad essere a filo delle foglie, quindi a saturazione ci dice, che è moltissimo di più di quello della quantità di piante che si usa per fare le normali tinture madre, lì il rapporto è 1 a 10, quindi una parte di pianta, 9 parti di liquido. Qui è appena sommersa, quindi c'è una quantità di pianta molto maggiore. Perché la metto a macerare nel suo spirito? Lo spirito a quale componente è legato? Corpo, anima e spirito, no? Lo spirito è legato all'anima, l'anima è legata al corpo. Se io metto la pianta a bagno nel suo spirito, a macerare nel suo spirito, che cosa tirerà fuori lo spirito? A che cosa si legherà? All'anima della pianta. E per fare questo la metto, se ho i soldi per comprarmelo,
se no anche un Bormioli paradino. Ma questo è fatto con intelligenza. Questo è un circolatore ed è fatto con intelligenza perché? Perché riproduce esattamente al suo interno quella che è la condizione esterna, il rapporto fra terra e cielo. Questa è la terra, il sole che cosa fa? Scalda la terra, le componenti umide, liquide, le più sottili salgono verso il cielo dove si condensano e ricadono sulla terra sotto forma di pioggia. Perché questa è una ghiera di raccolta e c'è un pisellino che lascia cadere la goccia proprio al centro. E come si chiama? Circolatore, perché qui avviene una circolazione, come avviene in natura. Con un doppio risultato, e questo vuol dire che io ogni giorno devo prendere questo attrezzo, comunque il contenitore, metterlo alla luce del sole e alla notte ritirarlo, comunque coprirlo tutti i santi giorni, avanti e non va bene, alla fine solo. E quella tende a stabilizzare e a sterilizzare tutto quello che vuoi, anzi vuoi. Il sole è energia. È energia due volte, uno perché riscalda, e vi garantisco che se lo mettete d'estate fuori, un aggeggio così, siccome il colore viene tirato fuori rapidissimamente ed è scuro, fate fatica a tenergli le mani, perché continua a accumulare. Quindi hai questa evaporazione accentuata e questa circolazione ti serve anche da un'altra cosa, che la pianta è sostanzialmente attraversata costantemente da una corrente, non è lì a dormire, capite? Ma i liquidi la attraversano. Dall'altra l'energia solare segna anche, no? Queste parti sottili che si levano, e quindi c'è una vera e propria dinamizzazione, un arricchimento dal punto di vista energetico. Fin quando vado avanti, finché la pianta non è esausta, noi li prendiamo per sfiancamento, quindi, la nostra fermentazione fino a che non è esausta. Questa fase della lavorazione finché la pianta, quando è che è esausta? Quando non cambia più. Nel senso che passa il tempo, aspetta ancora un altro ciclo lunare, la pianta non riesce a dare altro ed è sostanzialmente consunta letteralmente. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a filtrare ovviamente, separiamo la parte liquida dalla parte solida. Allora, facciamo un riassunto, dentro la parte liquida, che cosa ho? Ebbene, qui adesso sono due che ho, perché ci sia il sole, il mercurio filosofico, che il sale, che il solfo filosofico. L'anima e lo spirito. Di tre che ne cercavo, uno l'ho fatto prima, adesso ne ottengo due, me ne manca uno, che è il corpo, il sale. E come faccio a dargli il sale, dargli il corpo? Anche qui strumenti tecnologici. Attraverso la calcinazione, cioè tutte le parti solide della pianta, quelle della fermentazione, quelle della macerazione, le riprendo e che cosa faccio? Le riduco in cenere. Guardate, questa non è un'ortica ma è una lavanda, guardate che colore ha, sembra grano. Questa è una lavanda esausta che è ridotta in cenere e attraverso proprio un incenerimento, vedete questa è la fotografia, queste sono le parti ancora di carbone che stanno alla fine riducendosi in cenere. E quello che succede è una gran sorpresa, perché? Perché guardate un po', questa era tutta la lavanda che avevo raccolto quell'anno, sono circa 20 kg. Quanto corpo c'è? Quanto sale c'è? Uno direbbe tanto, quello è un mezzuolo matrimoniale, ho fatto fatica a portarla giù dal monte, Non è che sono Schwarzenegger, però neanche così. Così era un peso notevole. Quanto corpo c'è? Uno direbbe, beh, mettila anche, c'era l'acqua, se poi la si asciuga, ma non ci arriverete mai a considerare che un bicchiere e mezzo di quelli da Nutella per 20 kg di pianta. E l'impressione è sbagliata un'altra volta, perché questo è il volume e io vi ho parlato di chili, perché se andassimo a calcolare quanti grammi sono un bicchiere e mezzo di questi, che è cenere, ci viene da ridere. Dal che è un'altra scoperta, se la vogliamo fare,
che è veramente un'illusione, aveva ragione Paracelso, quello che vediamo intorno a noi, perché di materia intorno a noi ce n'è pochissima, ma pochissima, e invece c'è una quantità di progetto di quella materia che la rende così appariscente, c'è un'enormità di spirito e una quantità di materia che potremmo dire, se fosse una ricetta, QB, che vuol dire comunque poca. Cioè vuol dire quanto basta, Pudino, ma in questo caso comunque il resto è organizzazione, progetto e volontà, quella della segnatura infatti, di cui parlavamo prima. A questo punto che cosa faccio? Eh beh, amici miei, gliela faccio digerire questa cenere e guardate, vi ho fatto un ingrandimento, vedete questa parte? Questa è la cenere e dove l'ho messa? L'ho rimessa nel circolatore. E l'ho rimesso al sole, gli ho fatto fare tutta un'altra volta il giro. Qui l'evaporazione è molto più veloce di prima perché non c'è più l'effetto di filtro della pianta. Lì adesso è tutto liquido e quindi piove alla grande qui dentro. E nel giro del tempo che è richiesto, ma normalmente in una quarantina di giorni, se la stagione è buona, la cosa funziona, che cosa succede? Che le ceneri vengono digerite, cioè vengono integrate nel liquido. Che cosa faccio alla fine? Ovviamente filtro. Vogliamo vedere quanta pianta è rimasta, perché a questo punto l'abbiamo lavorata tutta. Quant'è lo scarto? Guardate, siete curiosi? Guardate. Niente. Rapporto di un grammo a un chilo, a dire un'esagerazione. Tutta la pianta purificata e resa disponibile, esaltata anche dal punto di vista energetico con il processo delle circolazioni, io ce l'ho qui dentro adesso, perché ho il mercurio, ho il solfo e ho il sale, e quindi ho finito l'opera. E quindi sono riuscito effettivamente a ottenere un rimedio spagirico che contiene i tre principi di cui ci parlava prima Paracelso. Il sale vale a dire il corpo attraverso il processo di calcinazione, il solfo vale a dire l'anima attraverso la macerazione e il mio mercurio filosofico, altrimenti chiamato spirito, ottenuto attraverso la fermentazione in ciò prefatto. Quanto tempo ci vuole? Mesi. E quando è finito? Dovrà stagionare per tutto il tempo che è intercorso dalla raccolta alla fine della lavorazione. Quindi stiamo parlando, ci vuole un anno. Ma voi avete fretta? Io avrei desiderio che i rimedi che prendo siano efficaci, utili, ritempranti non solo per il corpo ma anche per tutto il resto. Quindi il tempo non è importante, solo la vita non. Il nostro Paracelso a questo punto, visto che qui stiamo entrando nella seconda fase della lezione, mi hai detto tutte ste robe. Abbiamo, adesso mi hai convinto, se abbiamo dei rimedi che non ce ne altri così buoni, ma e come si usano? Note, qui andiamo anche un po' veloci. Paracelso ci dice, con occhio critico, dice, coloro che si limitano a studiare e a trattare gli effetti della malattia, quindi i sintomi, sono come persone che si immaginano di poter mandare via l'inverno spazzando la neve sulla soglia della loro porta. Non è la neve che causa l'inverno, ma è l'inverno che causa la neve. Quindi che cosa si dice? Amico, con questi fior di rimedi non me li userei mica come si usano altri, vero? Perché questi ti servono per andare a curare le cause del problema. Se curi la causa, anche il sintomo scomparirà, se curi solo il sintomo, la causa rimane e potrebbe sortire addirittura effetti peggiori di quelli per cui la persona sta patendo oggi. O potrebbe essere costretta a prenderli costantemente, che è un altro modo di dire che una cura non funziona. E allora noi torniamo sempre alle radici, anche se cogliamo i fiori. Cosa dice il papiro di Ebers, da cui deriva quest'arte? Principi segreti dell'arte della medicina, conoscenza del cuore, conoscenza della marcia del cuore, del malato, della persona.
E poi aggiunge, esamina l'energia vitale piccola o debole di un uomo per conoscere la marcia nel cammino del cuore. Quindi noi dobbiamo riuscire a capire non tanto quale forza si sta presentando in eccesso, e se la osservo in ogni caso mi serve per sapere invece quale forza è in difetto, che cosa manca alla persona. E quindi il progetto qual è? Quello di riportare l'equilibrio facendo che cosa? Sostenendo il debole. Abbiamo visto l'ortica prima, per lo più? Bene, allora sappiate che l'ortica ha una segnatura Marte che sta con Venere, la Venere di secondo importanza in questo caso, poi ci sono le piante di Venere in cui invece lei è particolarmente. Quindi che cosa porta l'ortica? Porta la forza di Marte, si potrebbe dire mitigata dalla presenza della compagna. Si dice che Marte è comandato da Giove, ma è pacificato da Venere, quindi è una pianta marziale, ma non un Marte esagitato, un Marte che rispetta la sua compagna, quindi equilibrato, marziale, ma equilibrato. Allora, per sapere che cosa serve, dovremmo sapere chi è Marte, perché sennò come facciamo a usarla? E adesso rapidamente vediamo chi è Marte e ve lo porto ad esempio per dirvi che tutti gli altri sei, oltre a lui, sono descrivibili così, ma ve lo do per dirvi le cose più importanti, perché ce ne sono molte di più. Oltre al fatto che si applica, cioè agisce dove? Per quel che significa il segno di Ariete, di Bilancia e di Sagittario. Qui mi crederete sulla parola quando parleremo della pianta, perché vedete che dicendo così io dico tutto, esattamente tutto, né una cosa meno, né una cosa di troppo di quello che fa questa pianta. Chi sa di spagiria non si cura di come si chiama la pianta, lui vuole sapere quali energie, quali forze porta, quindi legge questo. E quando faccio lezione di fitospagiria lo dico sempre, scordatevi come si chiama il nome. Quello può essere interessante se la radice etimologica ti dice qualcosa. A te che cosa ti serve questa pianta? Ti serve se devi dare Marte a qualcuno. E questo Marte a qualcuno sarà il caso dell'ortica, se sarà bene che sia un Marte, come dire, tranquillo, operante ma sereno, e che vada a portare la sua forza in Ariete, in Bilancia e in Sagittario, vale a dire a livello del pericardio, a livello del sangue, a livello renale e a livello del fegato. E portando Marte, adesso vediamo chi è Marte, certamente dovrà dare delle virtù, diciamo così, tomiche in generale. Allora, chi è Marte? Guardate che al contrario di quello che si crede, Marte è il difensore, non è l'attaccabrigo, o così dovrebbe essere. Se non è così vuol dire che bene non sta, e quindi bisognerà curarlo. Nel corpo, e quindi nel sangue, cos'è Marte? Il sangue. Persone che hanno problemi in particolare alla conta dei globuli rossi, quindi che soffrono di anemia, sono carenti di Marte. Avete mai trovato un anemico forte? È rosso? Ma pensa che il colore di Marte è rosso. E pensa che ai tempi si attribuiva a Marte il metallo, il ferro. E non lo sapevano che l'emoglobina è una molecola. Che tra l'altro noi siamo abituati a pensare al numero dei globuli rossi e quanta emoglobina c'è, ma no, consideriamo che tante volte l'emoglobina che c'è non trasporta bene l'ossigeno. In ogni caso, se ci sono problemi a livello del sangue nella componente di emoglobina e che correttamente funzioni, allora Marte è carente in quella persona, così come se la risposta immunitaria fosse troppo carente. E non è il difensore, non è quello che deve dare l'ordine, non è quello che deve trasportare il messaggio, ma è proprio l'esercito che deve muoversi. Se è lì il problema, allora Marte fa difetto. Altrettanto per quello che riguarda la motilità della cistifellea, che guarda caso contiene uno dei fluidi più aggressivi del corpo, no? Marte, ad esempio, sono anche tutte le sostanze acide. Pensate un po' come si può fare fisiologia in questo modo, ma sono proprio esempi
vuol dire molto semplice, la luna ha segnatura lunare, al suo interno però cosa ci sono? Ci sono i succhi gastrici che sono acidi e questi sono una funzione svolta da Marte. In una gastrite, per uno spagiro, non dice che è una gastrite, dice tu hai un cattivo rapporto tra luna e Marte. Se dico così posso andarmi a cercare una pianta che aiuti Luna se le sta prendendo o che aiuti Marte se c'è di quelle digestioni a livello dello stomaco non finiscono più. Se no, gastrite, che mi dice? Mi aiuta a cercare un rimedio? Mica tanto. Meno che non usi dei farmaci, allora vado a vedere gastrite, leggo Malox, per esempio. Però lì non sto propriamente lavorando su un livello energetico, così come la tiroide, così spesso chiamata in ballo. E pensate, quando spesso è chiamata in ballo, e purtroppo questo inevitabilmente più a carico di agenti sesso che altrove, è nel momento in cui Marte, che fino al momento, a tutto il periodo della fecondità, poteva svolgere la sua funzione perché il ciclo mestruale di segnatura come mestruo proprio marziale, infatti da dentro va verso fuori, viene meno e quella era una sua modalità operativa, non potendo più muoversi e come dire disperdere la sua forza in quel modo, va in iperfunzionalità la tiroide, da cui successivi casi spesso di ipertiroidismo. Come anche dico, ma di alterazione la bocca, ma non tutta la bocca, perché Marte, bello e buono del goccio, è fisso, quindi è la parte, è l'arcata superiore che è marziale. Guardate bene che anche questo è tutto da studiare. Ci sono persone, me ne sono capitate, che nell'arcata superiore hanno perso tutti i denti, e mentre nell'arcata sottostante ne hanno ancora moltissimi dei loro. Come mai? Sarà mica che, ma è il bruxismo, come la mettiamo? Sapete adesso, per cui i bike, no? La gente che di notte, quasi tutti. Questo è Marte, questo è Venere, vuol dire che Marte e Venere non vanno tanto d'accordo. Questo è morte, questa non l'ho mai sentita. Ma ne voglio dirne una di più, volete togliervi uno sfizio? Io quando vado a cena, adesso stasera eravamo generosamente ospitati, no? Ma se no, quando mi capita perché vado in giro, cose, e quindi mi capita di mangiare fuori. Io quando sono a cena sono a teatro, perché non sapete quante cose si possono capire dal ritmo masticatorio di una persona. Siccome si parla del rapporto tra Marte e Venere, voi sapete che tipo di rapporto c'era tra Marte e Venere, no? Capisco, no, ma è giusto, è meglio, certe robe è meglio non saperle. E mai confessarle, confessarle, è chiaro? E beh, allora capite che il ritmo masticatorio, il modo con cui la persona mastica, ti dice un sacco di questioni. C'è gente che mette in bocca il boccone, due colpi, butta il dente indietro, avete fatto caso? E altri che invece ci tengono proprio, no, a godere del boccone che stanno mangiando. Si possono capire tante cose. Perché? Perché parlano sempre di queste forze, su piani diversi, quindi la bocca, ma non solo, gli apparati escretori, quindi il colon, ma solo nell'ultimo tratto, che è proprio quello espulsivo, e quindi tutte le problematiche relative, come anche la parte terminale, o comunque centrale terminale, dell'apparato urinario, quindi vescica e uretra, tutto ciò che viene espulso, così ovviamente come i genitali femminili ad esclusione delle ovarie, quindi l'utero e la vagina. Da questo punto di vista, pensate, non c'è atto più marziale di un parto, e non mi si dirà infatti che non è un gesto spietato, alla fine, per il bambino, anche per la madre, ma per il bambino è sicuro. Così come il pericardio, vedete Marte il difensore, è proprio quella membrana che avvolge il cuore che lo aiuta sia nel contenere l'aspetto di estrema espansività sia nel seguirlo nella fase di riposo.
Questo è nel corpo, ma poi c'è il nostro Marte dell'anima. E cos'è Marte dell'anima? Signori, la forza, ne abbiamo di forza. Non ci abbiamo voglia di far niente, siamo svogliati. Marte è colui che opera l'azione. Lo operiamo questa azione oppure lo faccio dopo, come fanno in casa i ragazzi di solito, anche le ragazze, per rimandare. No, no, ma lo faccio dopo, ma c'è da far vedere, sì. E manca. E anche forza in senso fisico, eh? Anche forza in senso fisico. Si potrebbe senz'altro dire che le persone svogliate sono carenti di Marte, senza nessun dubbio. E guardate che gli svogliati non si divertono mica tanto, eh? Che poi non ti passa più la giornata a essere svogliato. Così come è l'entusiasmo. C'è entusiasmo o non c'è entusiasmo? Brutta cosa se non c'è l'entusiasmo, e poi c'è un sacco di gente che non ha entusiasmo e si lamenta che non va a buon fine quello che vuol fare. E se non glielo metti tu, sta spinta, pigliala. Ora allegro. Bravo. Anche quello, certamente. La determinazione. C'è abbastanza determinazione o no? La passione, che anche lì ci vuole una bella determinazione, amici miei. Ma se viene meno quella, e badate che passio viene passione, viene da passio, che vuol dire patire, ma, e anche far fatica, per cui ci vuole forza. Ma ci sono certe fatiche, Alberto, che non ho mai sentito persone lamentarsi a farle, anche se sudano. No. Determinate fatiche si fanno volentieri, proprio che a averne di fatiche così, si direbbe. Ma perché? Perché c'è passione, c'è trasporto, c'è entusiasmo, c'è determinazione, c'è un senso, che forse è la parola chiave. Tant'è che il nostro Marte nello spirito ha a che fare con la laboriosità, che è proprio la voglia di lavorare, di darsi da fare, di buttarsi nelle cose propositivamente. Così come il sacrificio che questo richiede, che non è una roba da dramma, eh? Tra l'altro vuol dire sacro facile, fare il sacro significa. E non si potrà dire che certi atti non abbiano una sacralità indiscussa, addirittura una nuova vita viene da quello. Avere capacità di sacrificio vuol dire vivere pienamente quello che si sta facendo. Voi stessi che ci fate qui dentro, vi state sacrificando per ascoltare queste parole. Andate a casa, al lettuccio. No? Ma ci saremmo persi queste cose. Esatto, quindi però vi è costato sacrificio. E poi disciplina, tutte parole che non sono molto di moda, perché Marte è il buon soldato, mi spiego, quindi se deve fare una roba la fa e non discute, non procrastina, e poi forse la sua virtù più grande, quella che è rimasta nel vaso di Pandora quando lo aprì, Marte è proprio la speranza, che vuol dire la certezza percepiti interiormente di riuscire a portare a termine ciò che si prefigge. Non speriamo che me la cado, è dire un controsenso. Sperare significa sentirsi intimamente certi della possibilità e della capacità di arrivare al bersaglio che ci si prefigge. Allora, la nostra ottica, a sto punto, se è vero quello che abbiamo detto, bisogna che in tutto e in parte sostenga, e dal punto di vista interiore e dal punto di vista fisico, queste cose. Non è mica l'unica pianta marziale, ma almeno in parte, per essere più precisi, per quel che riguarda Ariete, per quel che riguarda Bilancia e per quel che riguarda Sagittario, ste robe le deve fare, e anche in un modo deciso ma dolce, perché c'è anche Venere. Una curiosità, a parte che vengono raccolti i fiori e le foglie e la presenza di fiori e foglie è lunga, se incontrate una pianta di ortica sapete subito se è un maschio o una femmina, perché è ortica dioica, cioè c'è la pianta maschile e quella femminile. Quella maschile, immaginate un po', è una pianta marziale, c'è un pennacchione sopra, esagerato proprio, una roba lunga così, un'infiorescenza notevole. La femminuccia invece è venusina, che c'è sempre il velo venere, e dove ha gli organi femminili? Nascosti sotto le foglie. Sembra proprio perfetta come presenza. Ed è una pianta archeofita o archeofita, perché l'abbiamo seminata noi sul globo.
da quando siamo diventati degli allevatori. Siamo stati allevatori, dopo che raccoglitori, e poi, in ragione anche delle bestie che allevavamo, siamo diventati dei nomadi, perché seguivamo i pascoli sostanzialmente. E che cosa è successo? Che siccome l'ortica gradisce moltissimo il terreno ricco di nitrati e nitriti, voi, anche se andate adesso in un bosco e c'è una radura, vedete i ruderi di una casa, sapete subito dov'era lo scarico della stalla, perché ancora oggi, anche se è da 50 anni che non ci abita più nessuno, trovate sicuramente dell'ortica, perché dove ci sono gli scarichi delle urine, soprattutto, che sono ricchi di nitrati e di nitriti, l'ortica viene, come dire, cresce in modo... Una meraviglia, forte. E quindi ce la siamo portati a spasso noi, l'ortica, per il mondo, e adesso è diffusa praticamente dappertutto. Regge fino a 2500 metri di altitudine, è ovvio che più va in su, più la pianta ha bisogno di essere forte per resistere, più sarà un'ortica marziale, si potrebbe dire. Che cosa fa dal punto di vista fisico? Questo oggi detto anche dalla anche in modo scientifico. Allora, udite, è una pianta che impedisce la perdita di sangue, ha usato un'affezione emostatica, quindi impedisce che la forza se ne vada. E questo, ditemi un po' se non è male, io direi di sì. Poi è una pianta cardiotonica, sostiene l'attività cardiaca. Era non era il pericardio è in ariete, ariete è uno dei segni che c'erano scritti nella segnatura. Poi è una pianta antianemica, quindi badate bene, non perché abbia del ferro dentro più di altre piante, questa è un'altra cosa che smentisce completamente la presenza del principio attivo del metallo, del minerale. Cosa fa l'ortica? Insegna al nostro corpo a trattenere Marte, a tenerlo con sé, cioè a non fare andare via il ferro che è disponibile, a farlo diventare globulo. Questo fa. E questo è un'altra volta il segno di ariete che era indicato. In ariete abbiamo bocca, sangue e pericardio. Poi che cosa fa? È una pianta diuretica, purifica il sangue. Da una parte aiuta la presenza della componente che dà forza, potremmo dire, e ossigeno infatti. Dall'altra purificare il sangue e quindi reni e quindi bilancia, che avevamo visto prima far parte, ariete, bilancia e sagittario. In sagittario abbiamo proprio il fegato, è infatti una pianta epatotonica, guardate la bellezza di lavoro che fa. Purificazione del sangue a livello renale, purificazione a livello del fegato. E siccome in sagittario abbiamo anche i genitali maschili, è una pianta che a giusta ragione si può anche considerare afrodisiaca, o che sostenga la determinazione marziale. Poi è una pianta in cui Marte sta con Venere, fatemi un po' voi. In più è una pianta che ridà tono e forza alla persona. Con cinque simboli i nostri antichi, e potendo usare rimedi di questo tipo, avevano già detto tutto, qui ci andava una paginata. Ma se è vero questo dal punto di vista fisico, cioè per quel che riguarda il sale, di un rimedio spagirico, noi possiamo dire anche le virtù che può vantare a livello animico e spirituale. Tant'è che la stessa ortica che fa questo nel corpo, a livello emotivo o animico, che cosa fa? Beh, serve proprio a trattare casi, situazioni di irritabilità della persona che sfociano poi in risposte, in reazioni di tipo aggressivo. Sono le risposte del debole, non del forte. Chiaro? Chi è in uno stato di equilibrio non è affatto irritabile. Chi lo è in un momento di debolezza e si sente attaccato, anche se questo non è vero, ma a lui così pare. Così come sul piano mentale o spirituale, la stessa pianta rafforza l'io della persona nel momento in cui la persona avverte una carenza di identità e, come dire, non si percepisca più come portatore di speranza e di una propria progettualità. E quindi
e capite che il termine spagiria ha uno suo valore, se l'ha inventato il nostro Paracelso, ma guardate, deriva una derivazione, quella da spao, che significa estrarre, e da gairo, che significa ricongiungere o riunire, quindi sorbi e coagola, rettificando, che è quello che abbiamo fatto in laboratorio. Abbiamo sciolto la pianta, l'abbiamo purificata nei suoi singoli componenti, e alla fine ci siamo ritrovati tutta la ricchezza del punto di partenza energeticamente molto più potente e purificata, e quindi immediatamente disponibile per noi. Ma ancora più interessante, direi, è la seconda chiave di lettura. Spao ancora, ma eros, cioè estrai ciò che è sacro, ciò che è divino, quindi estrarre i doni divini della pianta, che sono proprio il suo sale, il suo solfo, il suo mercurio, cioè sono le sue qualità, le sue virtù, la volontà che è nella pianta, al fine che sia l'anima, che il corpo e che lo spirito della persona ne sia sostenuta, per fare in modo che nel suo stato di benessere riscopra la sua fecondità, e in quanto feconda e portatrice di un proprio progetto, ricca di senso e quindi finalmente felice. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie come sempre ai miei estremi, per chi voglia a qualsiasi titolo contattare. Io devo dire che questa serata mi ha scioccato, penso che anche tutti voi sarete rimasti un po' sconcertati. Primo, da quanto sei bravo, lo dico, però è un dato di fatto. E pensare cosa c'è dietro a tutto, a una pianta. Una pianta. Per cui, ecco, mi manca solo una cosa. Per cui come si fa a usare un po' di spagiro? Cioè, allora, tu valuti che dovresti a darlo, a chi dovrebbe. Allora, io vi ho fatto un esempio. Se la persona avesse come forza carente in sé Marte, quelle cose che vi ho descritto di Marte non sono adeguatamente presenti. Mi spiego? Sì. Vi ho presentato una pianta rapidamente che è l'ortica. Io che cosa? Allora ti faccio questo esempio, è quello che faccio spesso a lezione. C'è una mamma, una madre egizia che va disperata dal sacerdote, che i tempi erano loro che curavano, e ci va portandosi dietro sto bambinetto e dice: guarda, vengo da te perché c'è qualcosa che non va. Io ho tre figli, i primi due faccio fatica a tenerli stretti, perché fin da quando hanno camminato tutte le mattine si svegliano, corrono fuori, si danno da fare, non c'è verso di contenerli, alla sera tornano sempre ginocchia sbucciate, ma li vedi quasi quasi, anche poi vanno a letto, crollano, e quindi proprio sempre bei rossi, bei contenti, pieni di spinta, di... è nato il terzo. Quando ha cominciato a camminare ha cercato di stare dietro i due fratellini, ma si stanca facilmente, vedi, è pallido, non si impegna in niente, fatica addirittura a uscire di casa, c'è qualcosa che non va. Il sacerdote l'avrebbe visto e avrebbe detto: è pallido, come deve essere il volo incarnato di un bambino? Poco poco rosa. Che cosa manca in questo bambino? Il rosso. Il rosso è il colore di Marte, e lo metto lì. Poi, ha energia, ha forza questo bambino? No, ne ha poche e si affatica facilmente. Chi è il dio della forza? Marte. Poi è svogliato, non si impegna a fare nulla. Chi gli manca? Marte. E gli avrebbe dato l'ortica. Però presuppongo che ci sono tanti elementi spagierici diversi. Come no? Certamente per Marte, che potrei elencare, c'è l'ortica che abbiamo visto, un'altra pianta bellissima è il biancospino, un'altra pianta di Marte è l'imperatoria. Che vengono tutti trattati con questo sistema. Esattamente, ognuna di queste, dov'è la diversità? Ti potrei dire, le stesse forze, Marte e Venere, di cui abbiamo parlato, la prima parte, diciamo, della formula, delle segnature, è uguale sia per l'ortica che per il biancospino. E uno direbbe: allora dov'è la differenza?
i segni, cioè i luoghi in cui si applica, sono diversi. Quindi quelle stesse forze, se me le metti in Capricorno, diventano la motilità della cistifellea, per darti un'idea. Mi spiego? E non lavorerebbero magari più sul sangue, perché non c'è il segno di Ariete. Quello è un modo di leggere le piante, ma più interessante, risponde di più alla tua domanda, l'anatomia da quel punto di vista, la fisiologia. Marte svolge un suo ruolo, chiaro, nel corpo, e non solo nel corpo. Quando Marte sta bene, i nostri testi sacri ci dicono che Marte, che è il buon soldato, quando sta bene, quando c'è un generale che dà ordini chiari, quando gli ordini vengono portati fedelmente al soldato, e che il soldato abbia giustamente lui è fatto apposta, lui esegue, non deve pensare Marte, se no tu stesso non combineresti niente, perché se ogni volta che devi fare una roba mi riparli, ma però non fai più nulla, hai preso la decisione, sì, ci hai pensato bene, sì, adesso fai, e lì non si discute più, si fa. Giustamente ha bisogno di un buon comandante, ha bisogno anche di una buona compagna. Giove lo governa, Venere lo pacifica. Allora, se Marte non sta bene, e tu sai che Marte non sta bene, puoi fare di più e dire Marte lo devo aiutare di sicuro. Ma come mai Marte non sta bene? Giove è il comandante, non si cura del suo soldato. E Venere si prende cura di lui. E capisci che incomincia ad organizzare un intervento che non si limita a sostenere una forza, ma che cerca di ricreare equilibrio in una situazione in cui ci sono sette forze, e solo se ognuna di queste ha una propria dignità, come si dice in specifica, allora le cose funzionano bene come in cielo, dove queste sette forze continuano a girare rispettando ognuno l'orbita dell'altra e ognuna garantendo all'altra che il sistema sia stabile. Ma si possono dare rimedi, più rimedi? Certo. Come dosaggi? I dosaggi sono sempre uguali, perché è relativo proprio all'efficacia del rimedio fatto in questo modo. Questo che vi ho fatto vedere è la preparazione di un elixir specifico, in cui proprio tutto quello che trovate dentro è tutta roba della pianta senza niente altro. Sette gocce. Le tinture madre che trovate in farmacia normalmente viaggiano dalle 30 alle 50 gocce per assunzione. E infatti fate il caso che prima viene vado fuori di matto, sai perché? Perché si chiamano tinture madri e non c'è il colore. Si chiamavano tinture, ma ancora oggi questi rimedi, se li prendete, contate le gocce, ma state attenti che non vi vadano sul vestito, perché fatica a tirarli via. Perché se proprio la piace sono tinti, cioè sono proprio colorati, hanno un odore, hanno un sapore, poi che non ti dico, ma in ogni caso il dosaggio è sempre molto più modesto degli altri, sono sette gocce da una a tre volte al giorno di uno stesso rimedio, se proprio è in acqua, in un poco di acqua. Può anche essere mezzo di bicchiere, sono... Si possono usare più rimedi? Dunque, si possono usare più rimedi, ma non nello stesso momento. Cioè, ogni volta il segnale deve arrivare chiaro e pulito. Infatti, almeno una ora. Esatto. Per esempio, le ore dei nostri ripi potrebbe essere la mattina al risveglio, la sera prima di coricarsi, metà pomeriggio, metà mattina. Ma mai mescolandoli. Se no, ci sono dei composti. Esulano dal discorso che vi ho fatto. Mi spiego? Rimedi che sono invece tinture sfagiriche che assomigliano ma sono fatte un po' diversamente perché non c'è proprio lo spirito della pianta, sì. C'è lo spirito universale di cui accennavo, quelle 10, anche 15 gocce. Poi ci sono anche rimedi sfagirici, ci sono le quintessenze, ci sono gli oleoliti, ci sono gli enoliti, più neanche più nemmeno, ma questi sono quelli più utilizzati, ci sono i macerati glicerici, spagirici, e quindi qualsiasi parte della pianta può essere trasformata e lavorata in questo modo,
potrà cambiare il suo dente, la modalità operativa, ma alla fine quello che rende giustizia è c'è il sale, c'è il solfo, c'è il mercurio, se ci sono è un rimedio specifico, se no non lo è un'altra cosa con tutta la sua dignità, ma non è. Sì, che poi tu quindi nella tua vita quotidiana lavori usando la rimedio operativa. E come fai? Sono un paziente, ho un problema, come fai a identificare qual è il mio prodotto che mi va bene? Qual è il... Combinando quello che ti manca con quello che io posso darti. Ad esempio, vedi, qui è proprio una questione anche di linguaggio. Se uno viene da me e mi dice ho la steatosi epatica, cosa c'entra con la spasmia? È un termine medico, io devo tradurlo nel mio linguaggio e dire questo è Giove che sta male in Sagittario, perché Giove è il fegato e il fegato è rappresentato in Sagittario. E allora se tu c'hai Giove che sta male, è un guaio. È il comandante che non è male. È il comandante che non è male. E vuoi scommettere che io so già che c'è un birichino che gli fa le scarpe a lui, a Marte, a Venere, alla Luna, che si chiama Mercurio. Perché quello dovrebbe ubbidire a Giove, ma Giove bisogna che proprio lo guardi così, perché appena può ruba le macchie al sole, ne fa di tutti i colori. E infatti magari la prima cosa che ti chiederei è, ma lei pensa tanto? La disturbano mai i pensieri? Più delle volte sì. Pensare tanto fa male al fegato, pensare tanto è segno di stress. E il fegato paga. E se paghi il fegato, Marte come potrà stare? Male. Non ha ordine. Marte è anche la cistifellea, mi capisci? Hai capito? E se Marte, sta male e non è soddisfatto della sua vita, secondo te con Venere si troverà come? E non è tanto a posto. Allora capisci, bisogna... E spesso infatti faccio delle domande giustamente che la persona che mi sta davanti mi risponde, ma mi guarda con gli occhi così come per dire cosa c'entra e sono venuto che faccio il fegato così. Una delle più banali che faccio, ma è molto interessante, è come dorme, molte volte ti dicono bene. E allora io aggiungo, allora si sveglia riposata. No, no, guardi, non verrei mai via da letto. Allora non dormi. E allora Venere non sta bene, Venere è la dea dell'abbandono, nel senso che si abbandona, è la dea del così sia. Chi troppo pensa non riflette abbastanza, perché sai pensare, non è riflettere. Allora Luna, che è la funzione che in cielo riflette, come sta? Tante cose sono da mettere insieme. Ma... qua mi viene proprio da pensare a un po' all'analogia che oggi si va a fare tra quello che è il macrocosmo e il microcosmo, che poi è la quantistica di oggi. Sì, sarà la quantistica di oggi, ma è quella chimica di ieri. Perché Paracelso l'altra volta cosa diceva? Fenomeni e processi che avvengono in ambiti diversi, ma guidati da uno stesso movimento che producono uno stesso effetto. Questa è l'analogia. Come sopra, così sotto. Esattamente. E quindi di conseguenza così si lavora. Se uno volesse sperimentare, anche solo per farci un'idea, il primo passaggio è quello della traduzione. Cioè sapere quali sono queste forze e sapere come sono rappresentate nel corpo in analogia con quello che si dice. Però diciamo, se io volessi prescrivere consigliare un prodotto spagnolo, perché parte inizio mi dice. Devi sapere cosa gli serve. Chi è debole? Cosa gli manca? Cosa gli manca? Normalmente quello che si fa in altro tipo di medicina è di osservare attentamente il forte. Cioè quello che è in eccesso, mi spiego. Perché? Perché si usa per lo più, in certa medicina, un rimedio allopatico che è contrario. Trova il forte, io rischiamo dentro un esercito che sia più forte di lui, ho vinto la guerra. Non si lavora così in spasia. Se c'è qualcuno che è con una forza o una funzione che è in eccesso, è perché occupa un posto che un'altra forza ha lasciato fuoco perché è debole. Se io rafforzo il debole e gli
faccio riprendere spazio, il recesso si riduce di conseguenza. Quindi, come dice il papiro di Harris, cerca la componente debole nella persona. Che cosa gli manca a questa persona? E dagli quello che gli manca. Paracelso dice, come il padre dà da mangiare il pane al figlio. È un passaggio non semplice. No, anche sì, se ti viene una persona con la steatosi epatica, chi è che non ce la fa? Il fegato. Se tu sai che il fegato è Giove, di sicuro sai già che Giove le sta prendendo e dovrai ben sostenerlo, no? E vai a cercare una pianta giovignana. Dove la vai? Sulla Bibbia? Le piante sono geniali. No, scusa, chiamiamo di essere benvenuti. Benvenuti, ha fatto quella... Tutte le cose sono segnate, quindi quella è proprio, cioè sono l'imbarazzo della scelta, ma ben poco. E scusa un po', il prodotto spagirico, come si pone in tutte quelle patologie oggi, diciamo, l'ordine delle patologie degenerative, ma oggi c'è anche tutto l'ordine delle patologie psicologiche, perché tutti sono depressi. Vabbè, qui siamo a babbo, perché se tu hai visto, in questo modo tu intervieni su tutti e tre i piani della persona. Questa è proprio, cioè, è un assurdo dirlo, ma qui siamo nel cuore più profondo della psicosomatica. Qui non c'è differenza tra somma e psiche. Sale, solfa e mercurio sono intrecciati, tanto da essere uno dentro l'altro. Quindi in spagiria non si cura mai un disagio emotivo, si cura la persona, non si cura mai uno stato fisico, si cura la persona, non si cura mai uno squilibrio o un patimento a livello spirituale, si cura tutta la persona. Ognuno di questi disturbi è in funzione di una cattiva relazione tra sale, solfa e mercurio. Devi migliorare la relazione tra le parti, trattandole tutte. Ogni volta che dai un rimedio, lavori su tutte e tre le componenti. E dopo quanto uno riesce a capire, a dare in asse? Ma i rimedi, se sono bene, sì, sono 15 giorni, cioè, vediamo di distinguere le cose. Se si parla di una guarigione, i tempi sono quelli che ci vogliono. Se si parla di un miglioramento, a breve. C'è un percorso che si può percepire. Cambiamento? Sì. Cioè, tu sei nuovo, dire che sì. O in parte, almeno. E se lo stagiro è bravo, sa anche cosa aspettarsi. Magari lo dici, guarda, in tempi relativamente brevi vorrei che questa cosa migliorasse prima di tutto. Le altre cose arriveranno più lentamente. Una delle cose da cui... da garantire il prima possibile, è una buona qualità del riposo, sempre, primo bersaglio. Sì, hai detto una cosa giusta, che una cosa che chiedo sempre anch'io come dopinte, in realtà la gente in prima battuta dice l'uomo bene, seconda battuta non dorme bene nessuno, perché infatti... Vabbè, io la meglio, dietro dico, non l'hai mangiato ieri sera? Oh no, io mangio bene, io con la bocca.